Cominciamo? Bene, benvenute a tutte e a tutti. Un saluto alle compagne e ai compagni. Questo primo seminario, questa prima webinar si usa dire oggi, è successiva ad una assemblea molto larga che abbiamo fatto il 28 di marzo, dal titolo Quella, praticare l'opposizione e costruire l'alternativa. È stata un'assemblea molto partecipata in cui hanno preso la parola in particolare i nostri compagni e nostre compagne referenti, diciamo, esterne, quelli con cui costruiamo relazioni politiche e a cui abbiamo chiesto un contributo. Questo è un primo seminario, assemblea interna che facciamo, interna nel senso che la parola questa volta la prendono anche le compagne e i compagni direttamente, mentre l'altra appunto avevamo chiesto contributi, tra virgolette, esterni. Questo primo seminario che facciamo naturalmente è collocato, come lo era l'Assemblea, nel percorso verso il Congresso Nazionale di Rifondazione che abbiamo deciso nell'ultimo nostro organismo che si deve tenere a luglio. Naturalmente, diciamo, lo decideranno poi le condizioni della pandemia, se a luglio sarà possibile fare o meno il congresso. Tuttavia, ci interessa avviare una serie di iniziative, di seminari, di approfondimenti e di confronti come questo. E quello di questa sera ha un titolo che è Un paese senza sinistra, che è una osservazione, diciamo, rispetto al nostro paese, quale progetto per l'alternativa? Ecco, questo è un po' l'interrogativo su cui vogliamo discutere tutti insieme. Abbiamo chiesto di aiutarci in questo l'intervento di persone, un compagno come Loris Caruso che conosciamo da molto tempo, che è un compagno di Cantieri per delle idee, con cui spesso ci confrontiamo e abbiamo iniziative comuni. L'altro, è Davide Vittori, scusate, anche lui del Cantiere delle idee ed è un ricercatore della, Libera Università di Bruxelles. E sempre del Cantiere delle Idee, Gwendalina Anzolin, ricercatrice presso il Joint Research Center della Commissione europea. Il Cantiere delle Idee fa appunto una serie di analisi, di elaborazioni sulla società o su alcuni particolari argomenti. E quindi pensavamo di chiedere proprio a loro tre di aiutarci ad aprire tematicamente questa nostra discussione. Io, se siamo d'accordo, direi che diamo 15 minuti circa ai relatori per introdurre gli argomenti e partirei proprio da Gwendalina Anzolin con il tema sono le fratture sociali dell'Italia. Gwendalina. Eccomi, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, grazie intanto per questo invito, mi fa molto piacere. Non sono ancora parte del Cantiere delle Idee, ma lo sarò presto, Loris, lo sarò presto. Diciamo, quando ho visto il titolo di questa introduzione, Fratture sociali, da un lato ho sentito una forte responsabilità, dall'altro mi sono detta, in quanto ricercatrice, cerchiamo di non andare sempre sulle solite cose. E quindi ho pensato di dare tre spunti che spero possono essere utili. Io cercherò anche di parlare meno di 15 minuti perché penso sia interessante provare a fare uno scambio e vedere anche, insomma, scambiarci delle idee, ecco. E cercherò di essere appunto un po' schematica così da non perdermi.
La prima frattura non è tra lavoro e capitale, ma è la frattura. Ok, c'è un altro microfono, ma è la frattura che, a cui stiamo assistendo sempre di più e che si sta ampliando all'interno del lavoro stesso. Non solo la classica suddivisione, diciamo, che si legge, che si studia tra i lavoratori nella manifattura, generalmente più tutelati che i lavoratori nei servizi, soprattutto i servizi si sono sviluppati negli ultimi 10-20 anni, ma anche quelle partite IVA, miriadi di partite IVA non rappresentate che hanno costituito una massa di nuova povertà dell'ultimo anno e mezzo. Tra l'altro cioè, penso sia una questione importante perché in Italia ci sono una marea di lavoratori poveri, una marea di persone che devono fare 2-3 lavori per mettere assieme uno stipendio dignitoso e secondo gli ultimi dati Istat di marzo di quest'anno i poveri in Italia sono 5,6 milioni, quindi 1 milione in più rispetto al 2019. Di questo 1 milione in più ci sono un paio di dati che mi sono segnata che penso siano interessanti. 700.000 di questi sono al nord e le varie code viste fuori da Caritas di Milano, insomma, erano un primo segnale di questi numeri in aumento. Il 30% riguarda le famiglie operaie e il 40% i lavoratori autonomi. E tutto ciò, tra l'altro, nonostante ci siano stati degli ammortizzatori sociali comunque che sono stati messi in atto, la cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, il reddito di cittadinanza non sufficienti, in ritardo, ma comunque qualcosa c'è stato, quindi specchio di un qualcosa che non funzionava neanche prima, ecco, e che penso siamo tutti d'accordo. Tra l'altro l'ha citato pure il neopresidente Draghi, ma le disuguaglianze sono aumentate. Adesso non so chi di voi conosce, ma insomma l'indice Gini, che in realtà è un indice anche abbastanza problematico perché perde un pochino quello che succede agli estremi, si concentra più su quello che succede al centro, ma è aumentato di 4 punti, quindi l'Italia ha dietro solo Bulgaria, Lituania, Estonia e la Spagna, l'unico altro paese dell'Europa occidentale, e poi è tra i paesi più diseguali in Italia. Mi collego a questo, con Loris ultimamente ne abbiamo parlato, perché il lavoro povero è strettamente collegato alla questione del salario minimo. L'Italia è uno dei pochi paesi, assieme all'Austria e a qualche paese del nord, ma direi che sia Austria che paesi del nord hanno un sistema di welfare che possiamo al momento scordarci, quindi torniamo a noi, è l'unico paese che non ha un salario minimo. Penso che sia una battaglia importante a cui guardare, non solo per i benefici che può portare in termini di dignità, appunto, come dicevo prima, chi deve fare e di tutte le età, dai 18 ai 70 anni, più di un lavoro per mettere assieme, diciamo, il pranzo con la cena, ma anche per la spinta al rialzo che un salario minimo può avere su altri tipi di, insomma, su altri tipi di professioni. Qui non apro volutamente la posizione del sindacato sul salario minimo, casomai la apriamo dopo, però ecco, anche questa penso che meriti una discussione. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire prima di iniziare, la frattura, cioè quando ho letto la questione frattura, prima di leggere la parte sociale, però ho pensato che c'è una frattura enorme tra le cose di cui si parla, di cui i giornali principali parlano, la TV parla, la radio parla, e una serie di cose che riguardano la maggior parte di noi, in cui però non c'è sufficiente attenzione. E qua mi riferisco ancora una volta ad alcuni temi che sono troppo poco nei giornali che leggiamo, nella TV che forse guardiamo. Mi riferisco, per esempio, a quanto abbiamo lavorato di più in quest'anno di smart working, mi riferisco a quante ferie sono state rubate l'anno scorso, quando le aziende erano chiuse sono state messe semplicemente in numero di ferie, numero di giorni, e questo tutti, cioè moltissimi, cioè da mia sorella, i miei amici, insomma, quindi ecco, al di là delle statistiche è una cosa che sentiamo. Io stavo finendo il dottorato, quindi in realtà lavoravo sabati, domeniche, eccetera, ma insomma, e quindi ecco, ci sono una serie di questioni che non sono rappresentate, non sono rappresentate come dovrebbero. Vado al secondo punto, sennò poi mi perdo, e il secondo punto riguarda una frattura che ci portiamo dietro da sempre, quindi forse ecco, in questo non sono particolarmente originaria, c'è una frattura di tipo geografico.
Anche qua ci sono dei dati che secondo me è importante provare a raccontare. A febbraio mi sono letta con un po' più di attenzione il rapporto Svimez, non so se insomma la Svimez è un'organizzazione che si occupa di studiare lo sviluppo del mezzogiorno e in particolare mi sembra sia il direttore Bianchi nell'introduzione parlava di questa cittadinanza limitata, perché effettivamente un cittadino, per quanto nel mio Veneto, nella Lombardia di qualcuno di voi ci sono problemi enormi e giganteschi e lo sappiamo, ma ci sono due tipi di cittadinanze. Ci sono due tipi di cittadinanze per il semplice fatto che io mi posso curare, tra poco avrò un'operazione a Verona e una mia amica che ha dovuto fare un'operazione di Reggio Calabria è andata a Milano a farla, quindi ci sono questa, insomma, c'è una frattura fra tutta una serie di questioni, me ne sono segnate alcune su cui secondo me può avere senso pensare. Beh, una, ne abbiamo sentito parlare molto, anche di questo ne abbiamo accennato con Loris, abbiamo visto insomma in questo anno di pandemia semplicemente parlando di posti letto in terapia intensiva, la Calabria e la Sardegna sono state chiuse quando avevano molti meno casi perché non c'erano e non sono aumentati questi posti letto, quindi in un anno non sono aumentati. La Calabria ne ha 140, il Veneto ne ha sui 600, la Toscana ne ha sui 550, ci stiamo parlando di un quinto. E, per non parlare appunto della questione che dicevo prima delle prestazioni, perché parliamo sempre dei trasferimenti da nord a sud, ma ci sono tantissimi trasferimenti che vanno da sud verso nord, per esempio appunto quello in ambito sanitario, e qua anche qua non entro volutamente nella riforma del titolo quinto, e magari ne parliamo dopo, ma insomma quello rimane un punto dolente. E altri due dati, poi la smetto, l'anima un po' da economista viene fuori, ma la spesa media pro capite al sud è inferiore di 4.000 euro, quindi e questo in generale senza contare la salute, senza contare altri servizi come per esempio quelli socio-educativi. Per i bambini da 0 a 2 anni al centro viene speso, in una regione del centro vengono spesi 1.468 euro, mentre in una regione del sud 277. Quindi c'è un divario enorme. Se parliamo della questione del tempo pieno, una questione che è emersa anche nelle varie discussioni sul recovery, eccetera, il centro ha una copertura del 46%, che è pochissimo, perché vuol dire che metà delle famiglie hanno diritto al tempo pieno. In regioni come la Sicilia ci sono dei picchi del 7%. Quindi vuol dire che solo il 7% delle famiglie hanno diritto al tempo pieno, a meno che appunto dal punto di vista dello Stato, poi altrimenti ci si rifà al privato. L'ultimo punto che vorrei toccare, sempre rifacendomi a quello che stavo dicendo prima sulla questione del quello di cui si parla e quello di cui si dovrebbe parlare, ci dovrebbe essere più attenzione. In questi giorni si sta parlando molto di questo piano del recovery che ora deve riuscire e di quindi questa serie di infrastrutture, l'infrastruttura al sud, strade, ponti, autostrade, che sono importanti. E lo sono tantissimo, mi ricordo quando un paio d'anni fa ero con la carovana per i diritti dei migranti a Vittoria e avevo avuto un problema all'orecchio, dovevo tornare a casa a Vicenza, ci ho messo un'intera notte, un intero giorno a partire da fuori Vittoria, quindi sono importanti per tutte le persone che si devono spostare, che devono tornare a casa, però perché non si parla di altri investimenti pubblici che sono necessari in quel territorio? Per esempio la questione del South Working, di cui si è parlato molto, quindi questa marea di ragazzi, persone che da Milano, Torino, Verona sono tornate nella loro terra d'origine a lavorare, però io ho trovato allucinante il fatto che questo discorso fosse portato avanti e anche da alcuni esponenti della sinistra, perché questa è una sconfitta. Cioè, se da un lato siamo d'accordo che, ma lo sapevamo già che alcune persone non partirebbero se non dovessero farlo, quindi questo è, lo sapevamo già, ma questo è stato un modo per dichiarare una sconfitta, cioè la sconfitta che non siamo in grado di creare lavoro al sud, quindi venite a lavorare da qua in smart working. Quindi anche questo è, insomma, accettare che questa frattura esista, ecco. E un ultimo punto su questo e poi vado al terzo velocemente. Non so se avete sentito, ma ultimamente ci sono state delle discussioni riguardo al
alla fabbrica di Melfi a Stellantis. Ecco, quello è una questione fondamentale, è una questione fondamentale. Ci sono 7.000 lavoratori, molti dei quali adesso in cassa integrazione. Nessuno se n'è preoccupato quando si stava facendo l'accordo con Stellantis di capire quali linee sarebbero andate avanti, cosa avrebbe voluto dire questo per la produzione del modello elettrico. Nessuno se n'è preoccupato perché era una ennesima grande operazione di acquisizione. In realtà poi è stato interessante perché in Italia si parlava di fusione, mentre all'estero si parlava di acquisizione. Sì, si dice acquisizione, sì, ok. Quindi ecco, insomma, questo è in queste cose vedo sempre quello di cui a cui si dà attenzione, quello di cui non si parla perché forse sarebbe più, diciamo, complicato affrontarlo. Infine, e qua però mi va bene chiudere perché poi lancio la parola a Loris o a Davide che viene dopo di me, è che c'è, mi sembra che ci sia una frattura enorme fra passato e futuro, nel senso di c'è un'inabilità di guardare al futuro e alle sfide che il futuro pone. Qui mi riferisco essenzialmente a ciò di cui penso si parli, cioè almeno noi, le nostre bolle, i nostri gruppi, alla crisi dei corpi intermedi. Cioè non ci sono più i partiti di una volta, questo lo sappiamo, ma non ci sono più quei gruppi di cittadini che si mettono insieme con delle idee comuni e che concorrono alla decisione di quello che succede nelle istituzioni. Non c'è più, e qua riprendo una frase di Bobbio che ho riletto ieri, un piede nella società civile e uno nelle istituzioni. I partiti ne hanno due piedi nelle istituzioni, ogni tanto tornano nella società civile, marginalmente soltanto prima delle elezioni, e questo insomma lo abbiamo visto negli ultimi anni. E, cioè, quindi è una partita che si gioca essenzialmente tutta nel palazzo, gli altri stanno fuori e non capiscono, non si capisce cosa succede con il recovery, non si capisce perché molte persone non hanno capito perché il governo Conte 2 è caduto, cioè, quindi c'è una sorta di nebbia e questa sparizione dei corpi intermedi ha compromesso i processi di formazione, ma questi processi, oltre per tante altre cose, ma erano importanti anche perché formavano quelle persone che poi dovevano andare a raccontare come affrontare delle sfide, che cosa quelle sfide significavano per te che lavori e arriva il robot sulla linea di produzione, che cosa significa questa cosa. Qua volutamente, dopo magari ci sarà modo più tardi, ma non ho toccato un po' due elefanti nella stanza, uno la questione della transizione verde e uno la questione delle nuove tecnologie, ma perché trovo, passatemi il termine, insopportabile come se ne parla. Cioè, se ne parla in un modo così, da un lato superficiale, perché appunto anche da un punto di vista industriale non si dice niente, entro il 2030 bisogna arrivare a tot, ma come? Che cosa succede? E non c'è nessuno che riesca a farlo con, diciamo, una lente più sociale, spiegando alle persone che sono coinvolte, che saranno le più coinvolte e colpite da questi processi, che cosa vuol dire. Vabbè, mi fermo qua, io e la mia enfasi ci fermiamo qua e poi riprendiamo dopo. Grazie Guendarina, perché davvero in pochi minuti ci hai comunque dato conto di elementi sui quali occorre appunto discutere. Questa è per noi un'occasione importante, cioè questa frattura sostanzialmente tra la vita e la narrazione che si fa delle persone, tra la vita e la sua distribuzione geografica, quindi non tanto e non solo di opportunità, ma anche di disuguaglianza che viene aumentando. Quindi penso che ci hai dato elementi di riflessione molto importanti. Ora io darei la parola a Davide Vittori, anche lui appunto il cantiere delle idee, non so se già acquisito in acquisizione come per Guendarina, è comunque un ricercatore della Libera Università di Bruxelles e volentieri gli diamo la parola e lui ci parlerà delle fratture dell'immaginario, che è un tema, diciamo, di compendio importante a quanto finora abbiamo già focalizzato. Prego. Ma innanzitutto grazie mille per l'invito. Non mi capita spesso di parlare in questi tipi di webinar, di solito sono abituato a farlo nelle conferenze accademiche che sono di una noia mortale, quindi mi piace essere qua e poter discutere con voi di questi temi. Io ovviamente ho il compito ingrato di parlarvi delle fratture nell'immaginario, che sono talmente tante che sarebbe difficile elencarle tutte. Io proverò a fare una piccola summa e a darvi
qualche spunto, e come Gwendalina cercherò di essere il più breve possibile per poi interagire anche per interesse personale, perché mi piace poter capire quello che pensano gli altri al di fuori della mia bolla. La mia bolla è fatta di persone come me che studiano il comportamento di voto, sostanzialmente. Io mi occupo di questo, cioè perché le persone vanno a votare, perché decidono di votare un partito piuttosto che un altro. E a proposito del titolo di questo webinar, Un paese senza sinistra, io mi sono trovato nella difficile, tra virgolette, difficile posizione di fare dei sondaggi in Italia quanto all'estero, e di trovare che in Italia tra le opzioni di voto non ci siano più partiti di sinistra, nel senso che tanto Rifondazione, Potere al Popolo, ma anche l'EU o non so, Sinistra Italiana, figurano tutte nella categoria altro. Questo per dire qual è il grado di difficoltà che sta incontrando la sinistra italiana in questo momento, mentre in tutti gli altri paesi esiste un partito di sinistra radicale a cui i sondaggisti chiedono: ma tu vuoi votare lui? Vuoi votare lui, intendo questo partito. In Italia esiste il PD, il Movimento 5 Stelle, esiste l'altro. Quindi ritengo sia importante parlare di un paese senza sinistra, perché nell'immaginario collettivo, nell'immaginario dei sondaggisti, che hanno ovviamente i loro pregiudizi, questo è assolutamente innegabile, la sinistra non esiste in Italia, cioè non è semplicemente una questione di presenza parlamentare o una questione di risultato delle elezioni, è una questione di assenza nel dibattito, perché bene o male i sondaggisti cercano di riprendere quello che accade nel dibattito pubblico. Il fatto che non esista una sinistra a cui far riferimento è un problema che i partiti politici in generale, intendo quelli di sinistra, devono porsi primariamente per uscire da il ghetto in cui sono stati rinchiusi, per citare la famosa frase di Pablo Iglesias. Ma per tornare alla questione delle fratture nell'immaginario collettivo, io in questo momento mi occupo di un tema che mi appassiona moltissimo e che credo sia abbastanza presente nel dibattito pubblico, che è quello della tecnocrazia. Cioè io sto studiando il perché le persone hanno questa voglia matta di vedere tecnici al posto che politici al governo, e questa è una frattura che nell'immaginario collettivo è fortissima e non è una frattura nuova, nel senso che questa predilezione per la tecnica sulla politica è datata perlomeno agli anni 90 in termini di predilezione dell'elettorato in Europa, non solo in Italia. Diciamo che in Italia c'è una particolare predilezione per i tecnici e meno per i politici, ma che con la pandemia è esplosa, perché ai tecnici non solo viene affidato il cosiddetto policy making, cioè il fare delle politiche, in questo caso politiche sanitarie, ma viene affidato il controllo del dibattito pubblico, e nel dibattito pubblico la politica insegue la tecnica. La nostra prima frattura dell'immaginario, quella con cui ci dobbiamo scontrare oggigiorno, è proprio questa, quella che da una parte vede la prevalenza della tecnica sulla politica e dall'altra diciamo la marginalizzazione della politica nel dibattito sulla tecnica, sul ruolo che la tecnica deve avere nel formulare delle politiche. Perché se diamo per scontato che esistano delle burocrazie nazionali che hanno il compito di formulare empiricamente delle politiche, noi stiamo dando per scontato che queste, anche a livello politico, debbano esistere dei tecnici esperti che ci dicano quello che è giusto o che è sbagliato fare. Se noi diamo per scontato questo tipo di assunto, releghiamo la politica al voti sì o voti no, a qualcosa che viene predeterminato all'esterno, perché sappiamo che i tecnici hanno una loro visione di bene comune che applicano poi quando si tratta di
vere e proprie politiche. E quindi questo secondo me è il primo punto su cui dobbiamo riflettere, perché appunto la pandemia ci ha portato all'esplosione di questa frattura nell'immaginario. Il secondo punto che vorrei portare alla vostra attenzione, che magari è un punto che scontenterà, diciamo, di solito quando mi capita di parlare con persone legate a doppio filo alla politica a sinistra, questo di solito scontenta, è ovviamente che nell'immaginario collettivo la sinistra è legata al voto operaio, al voto della working class. È vero, nel senso che è ancora così, a contrario di quello che ci viene detto o quello che si diceva soprattutto negli anni 90 sull'autoritarismo della classe operaia o sul fatto che la classe operaia si sia spostata a destra. In realtà i dati veri, empirici, dimostrano che non è così, ossia che la working class, la classe operaia, ancora è legata alla sinistra in generale, non dico alla sinistra radicale, ma diciamo ai partiti che potremmo definire socialdemocratici e di sinistra radicale. Cosa è cambiato però? È che questo punto è un punto che le sinistre fanno fatica a riconoscere. È cambiato che il fatto che la working class praticamente in Europa non esiste più. Non dico che non esiste più in termini numerici, non esiste più nell'immaginario delle persone, ossia quando si chiede a una persona: tu ti riconosci nell'essere classe operaia? Le persone, coloro che lavorano nella manifattura, tutte quelle persone che di solito noi associamo all'essere classe operaia, ti dicono: no, io non sono parte di quella classe lì, a me non interessa. Questo ha un riflesso enorme nelle scelte di voto. Io ovviamente ho questo pregiudizio perché studio questo e quindi vi parlo di questo. Ha un peso enorme, perché quando le identità si sfaldano anche le scelte di voto. Mentre prima il blocco della classe operaia votava in massa per un determinato polo politico che era la sinistra, con lo sfaldamento di queste identità anche il comportamento elettorale segue questo sfaldamento, e quindi abbiamo non solo che la classe operaia in parte, in piccoli pezzi, inizia a sfaldarsi, ma perde anche la sua consistenza nelle urne, non solo la sua consistenza nel dibattito pubblico, dove il concetto di sinistra viene, come abbiamo detto anche all'inizio, viene relegato a parte, ma anche nelle urne questo si vede e si riflette in maniera pesantissima. Non è solo una questione di Italia in questo caso, è una questione di Europa. Le persone non si riconoscono più nell'essere working class e quindi prendono altre strade quando scelgono di votare. E quali altre strade prendono? Beh, solitamente sono due: quella di voto con le tasche, e il voto con le tasche è meramente un voto economico. Mi è andata bene dal punto di vista economico, allora premio chi sta al governo, mi è andata male, lo punisco. E questo è un dato abbastanza assodato che noi dobbiamo prendere, dobbiamo analizzare, perché ovviamente questo ci spinge le persone solitamente a dire: bene, se mi è andata, egoisticamente, se mi è andata bene, io scelgo il governo che mi ha portato a stare bene. Non sempre così, cioè la sinistra dovrebbe essere capace, specialmente quando è l'opposizione, di rompere questo gioco per cui quando va bene economicamente allora voto per il partito al governo, perché non è sempre così, perché sappiamo che esistono moltissimi fattori dietro questa scelta, molto spesso fattori che non sono legati alla contingenza politica. L'altro fattore, e ditemi quando vado lungo perché mi taccio, è il fattore culturale, così viene definito perlomeno nella scienza politica, ossia le persone non solo votano attraverso le proprie tasche, ma votano anche attraverso delle identità culturali che stanno diventando preminenti nel dibattito pubblico e preminenti nelle scelte di voto delle persone. Quindi non solo l'identità di classe sta venendo meno, ma stanno emergendo altre identità
che purtroppo alla sinistra non giovano, nel senso che le identità culturali nell'ultimo trentennio hanno premiato solo i partiti di destra conservatrice e i partiti di destra radicale. Perché? Perché la sinistra non è riuscita ad esprimere un pensiero autonomo che si distanziasse dall'essere rappresentata come la sinistra dell'elite o la sinistra multiculturale cosmopolita, la sinistra che viene definita solitamente la sinistra liberale, diciamo delle elite liberali europee. Su questo la sinistra radicale viene spesso nella percezione, viene appiattita a questo tipo di sinistra e non c'è un'autonomia di pensiero, almeno per quello che ho potuto constatare io nei miei studi. E questo crea un danno enorme, perché senza un'autonomia della sinistra, il rischio è che la destra, che di solito su questi temi viaggia più compatta, faccia appiattire il pensiero di sinistra al pensiero liberale di sinistra, moderato di sinistra. E questo crea un danno enorme, perché non porta le persone a distinguere tra quello che è un pensiero di sinistra e quello che è un pensiero liberale, che sono due cose completamente diverse e distinte, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. L'ultimo punto, e poi davvero mi taccio, è io ho recentemente avuto la possibilità di guardare i risultati di un sondaggio che è stato svolto in Italia, in Germania, in Francia e in Inghilterra. E praticamente alle persone veniva chiesto: quali di queste istituzioni vi dà maggiore fiducia? Io sono rimasto non scioccato, perché bene o male il trend lo conoscevo, ma non pensavo a livelli così bassi di fiducia, non tanto nei partiti politici, e qui lancio la mia provocazione a Loris: quando si parla di opzione politica maggioritaria, se parliamo semplicemente di partiti, dobbiamo sapere che il tasso di fiducia dei partiti nell'opinione pubblica è tra il 10 e il 15%, quindi si parte già svantaggiati quando si dice creiamo un nuovo partito da d'amblè, ex novo. Ma guardando i corpi intermedi a cui faceva riferimento Guendalina prima, la fiducia della popolazione italiana nei sindacati è al 30%. Vuol dire che il 70% ha un'opinione mediamente negativa o molto negativa nei confronti dei sindacati. Per darvi una comparazione, le multinazionali, quando si chiede alle persone vi fidate o meno delle multinazionali, il tasso di fiducia al momento è il 50%. C'è qualcosa che non funziona, perché le grandi multinazionali rappresentano un tipo di elite, rappresentano il cosiddetto 1%, e il fatto che ci siano persone anche appartenenti alla classe media, alla classe medio-bassa o anche ai poveri, alla classe più povera, più disagiata, che hanno una opinione peggiore dei sindacati rispetto alle grandi multinazionali, è un tema che bisogna porsi. Se lo devono porre ovviamente i sindacati, ma se lo devono porre anche i partiti politici, perché quelli sono i corpi intermedi attraverso cui si crea consenso nell'opinione pubblica. E il fatto che ci sia un così basso consenso per il corpo intermedio, che ha rappresentato la sinistra per oltre 100 anni, deve porci un problema enorme di rappresentanza all'interno non solo del mondo del lavoro, ma all'interno dell'opinione pubblica in generale. Avrei un sacco di cose da dirvi che mi ero segnato, ma sto già andando lungo, quindi mi taccio. Grazie Davide, sei stato nei tempi, perché abbiamo dato 15 minuti, quindi hai finito anche un minuto prima, hai diritto a questo minuto. Io intanto devo ricordare che diciamo un po' a coordinare i nostri lavori ci sono io e c'è Paolo Ferrero, che è vicepresidente della sinistra europea, e se non sbaglio prima ho visto anche la presenza del segretario del partito Maurizio Acerbo tra coloro che stanno seguendo, oltre che diverse compagne e compagni. Lo segnalo perché mi pare importante segnalarlo. Questo intervento di Davide lo trovo molto importante, perché diciamo così ci costringe
ad una riflessione, vediamo anche attraverso il dibattito, no? Che faremo dopo, se ci vengono delle suggestioni o delle analisi ulteriori, perché è evidente, secondo me, se ho capito bene, che l'altra frattura che nel tuo intervento in particolare sottolineiamo è proprio, diciamo così, quella frattura tra l'appartenenza, come dire, di fatto ad una classe e l'assenza anche di una coscienza di appartenenza alla classe stessa, forse perché anche classe non si usa più, perché si usa cose che sono vere, cioè come di cui uno non vorrebbe far parte, per esempio un popolo di giovani oramai diventati anche anziani, di sfruttati, precari, che non riescono a liberarsi, diciamo, di una condizione che è precaria. Quindi forse, diciamo così, questo porta anche a, quindi è una rottura importante anche questa che abbiamo attraverso Davide visto ora. Ora passo la parola a Loris Caruso del Cantiere delle Idee, questa volta proprio sicuro non è da acquisire, e a lui abbiamo chiesto, a parte un compagno di lungo corso per quanto ci riguarda, abbiamo relazioni e rapporti da moltissimo tempo e ci piace molto la sua intelligenza così vivace, lucida, a volte anche sferzante nei nostri confronti, e a lui abbiamo chiesto, il titolo della sua comunicazione è Elementi per una possibile proposta politica maggioritaria. Vai Loris. Eccoci, ciao a tutti, ciao, grazie ovviamente. Sì, io sono del Cantiere delle Idee e volevo dire che non è obbligatorio, quindi volevo sgravare Guendalina da questa responsabilità di, insomma, si vedrà, però non è necessario per chiacchierare qua di esserlo. Sì, ci conosciamo da parecchio tempo, ma buono, insomma, che siamo ancora qua a discutere dopo parecchio tempo. No, grazie veramente anche a Guendalina e a Davide che hanno fatto delle premesse importantissime. Io riprendo un po' da dove ci eravamo lasciati, diciamo, all'Assemblea Nazionale, no? Che l'idea era quella, che sto ammorbando un po' tutti quelli che conosco su questa questione della finestra d'opportunità, cosiddetta finestra d'opportunità, cioè che adesso sia il momento in cui per noi, dicendo con noi una galassia molto vasta di soggetti, di forze politiche e sociali, insomma, quelli che la pensano come noi sui fondamentali, in effetti può essere una fase politica potenzialmente fertile, no? Poi, come dicevamo anche l'altra volta, le situazioni non sono mai fertili di per sé, ma sono fertili anche se qualcuno le rende fertili, come dire. Però c'è il margine per renderle fertili, secondo me. E quindi la situazione penso che sia abbastanza adeguata al fatto di pensare a una nuova iniziativa politica che abbia delle ambizioni. Perché secondo me è adeguata? Cioè perché prima di tutto penso che un pochino di finestra di opportunità apribile, estendibile ci sia. Primo, perché abbiamo appena chiuso una fase, no? Abbiamo appena chiuso una fase in modo netto, deciso, abbiamo appena chiuso una fase importante che ha provato a dire delle cose e siamo finiti in una fase completamente diversa politicamente negli ultimi 3 mesi. Cioè siamo passati dall'avere un governo e un premier che comunque sollecitavano un po' di aspettative e avevano una significativa fiducia popolare, a un governo completamente diverso, il cui consenso mi pare sia comunque tendenzialmente decrescente già in questo poco tempo e anche sulla figura del premier, e soprattutto non sottovaluterei, non se ne sta più parlando, sembra quasi che Zingaretti, come dire, sia già su Saturno, no? O che sia, che fosse segretario del PD 34 anni fa, e invece era solo 3 mesi fa che c'era ancora questo segretario, da 1 anno e mezzo, 2 anni, non mi ricordo di preciso, che anche per molte persone, diciamo così, di sinistra a sinistra, sembrava poter aprire potenzialmente delle prospettive, no? Cioè sembrava che ci fosse un nuovo Partito Democratico, con un programma più nitidamente di sinistra rispetto a quello che lo precedeva, e che lavorava sull'apertura di medio periodo di una coalizione di centrosinistra con dentro il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che giocava un ruolo di governo in cui portava avanti alcune battaglie significative. Bene, tutto questo nel giro di un mese è scomparso. Io penso che sia scomparso un profilo del Partito Democratico, che era molto timido, come dire, personalmente non mi ha mai suscitato nessun entusiasmo, anche Zingaretti, se è uscito di scena così, significa che faceva fatica a esprimere un'identità politica,
ma il segretario che lo segue ne esprime una ancora più indecifrabile, no? Quindi è un partito avvitato. Il Movimento 5 Stelle è probabilmente ancora più avvitato, perché ha questi dubbi di linea politica, di posizioni politiche, ha questa indecifrabilità programmatica, unisce una destrutturazione organizzativa che perlomeno il Partito Democratico non ha, no? Nonostante abbia investito teoricamente Giuseppe Conte come nuovo leader del partito, non riesce a investirlo, cioè non sappiamo in questo momento dove sia Giuseppe Conte esattamente, no? Cosa stia facendo, quando verrà investito come leader di quel partito, né sappiamo bene che cosa dirà lui, che cosa dirà il partito se guidato da lui e quanta parte di quel partito lo seguirà. Penso che poi, oltre all'avvitamento di queste due forze politiche, molto serio secondo me, un avvitamento molto serio, ci sia anche la fine dell'ipotesi della loro coalizione insieme a Liberi Uguali. Cioè quando Enrico Letta sente la necessità di dire il Partito Democratico è un partito per cui è assolutamente naturale governare con Forza Italia, sta dicendo che non gli interessa la prospettiva della coalizione con il Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, io penso. Quindi penso che anche la prospettiva di quella coalizione sia perlomeno tutta da verificare. Condizione di opportunità per chi voglia fare un'iniziativa politica da sinistra. Seconda condizione, noi abbiamo visto la fase 1 del Covid, no? Da un punto di vista delle sue conseguenze politiche, poi non so se Davide è d'accordo, però di solito si dice, in scienza politica e sociologia politica, che il populismo di destra, di sinistra, le forze di protesta, diciamo così, che possono anche diventare forze di governo, di solito emergono quando ci sono delle crisi. Però la crisi Covid è stata diversa finora da altre crisi, no? Mentre altre crisi, come quella economica, come quella delle forze politiche, come quella migratoria, potevano aprire appunto la finestra per forze populiste di destra o di sinistra, si è registrato che la crisi Covid è stata nel suo primo anno una crisi che fondamentalmente ha prodotto questo tipo di moto nell'opinione pubblica, diciamo nel senso comune, il moto del stringiamoci a corte, no? Tutti insieme, come nazione, vicino alle istituzioni, con fiducia nell'esecutivo, con fiducia nelle figure apicali della politica, non facciamo conflitto, ma diciamo uniamoci per trovare i sistemi e le soluzioni più efficaci, no? Ma questo è il primo anno di Covid, quello dell'emergenza sanitaria forte. Le analisi e gli studi quindi dicono che le forze, per esempio, di proteste populiste in questo anno non sono cresciute, a volte sono decresciute, no? Non sono riuscite a politicizzare questa crisi. Ma questo è solo il primo tempo, diciamo. Il secondo tempo potrebbe essere che la dimensione sanitaria, medica della crisi si affievolisca, non finisca, ormai è chiaro che non finirà, ma perlomeno si affievolisce, magari si affievolisce significativamente, e questo anno però lascerà sulla strada le cose che diceva Guendalina, i problemi sociali, le fratture sociali, che non sono politicamente rappresentate. Questa sarà una seconda opportunità politica. La terza è paradossale, perché Davide mi chiamava in causa su questo, o anche su questo, comunque Davide diceva c'è questa fiducia nei tecnici, no? E c'è. Nelle figure terze, io direi, oltre che nei tecnici, nelle figure terze, anche Giuseppe Conte era una figura terza, no? Che sembrava provenisse comunque dal di fuori della lotta politica, dell'identità politica. È anche vero che però, secondo me, paradossalmente, anche questa è una condizione di opportunità, perché noi abbiamo questo investimento sui terzi, su quelli che invece che sembrare presidenti del Consiglio sembrano presidenti della Repubblica o presidenti del Senato, insomma, cariche istituzionali, e però abbiamo adesso il governo dei migliori, ai tecnici viene fatta una richiesta di efficacia, non sono efficaci, non creano una risposta sistemica né sul piano economico-sociale né sul piano medico-sanitario. E questa può essere un'opportunità politica, se si riesce a costruire una proposta politica che credibilmente si presenti come più efficace, perché poi sono tecnici che si presentano per essere efficaci che non sono efficaci. Cosa c'è secondo me? Poi non so se Davide lo sta trovando nei suoi studi, io penso che in questo affidamento ai tecnici però ci sia non tanto un moto autoritario, come dire, no? Voglio investire il capo che decide da solo, ma una richiesta di efficacia dell'azione pubblica. Essendo che nei governi contemporanei l'azione pubblica non è molto efficace, anche perché gli stati nazionali sono stati smontati pezzo per pezzo, le amministrazioni pubbliche, io credo che anche questo paradossalmente possa costituire
una potenziale, un potenziale strumento di apertura di opportunità politiche per una nuova proposta politica di sinistra. Benissimo, queste sono condizioni potenziali che potrebbero anche restare solo potenziali se non le agisce nessuno. Se qualcuno di noi, diciamo così, le volesse agire invece, dicesse bene, è il momento o è un buon momento per avere una nuova iniziativa politica, da un punto di vista strettamente soggettivo, naturalmente, non è dimostrabile quello che sto dicendo, ma credo personalmente che questa proposta politica dovrebbe avere tendenzialmente queste caratteristiche per provare ad agire in questa congiuntura, no? La congiuntura c'è, ma appunto la puoi aprire o puoi lasciarla lì. Per aprirla, secondo me, una nuova iniziativa politica dovrebbe proporsi, uno, come soggetto politico, nuovo, non come federazione di forze, ma come un nuovo soggetto politico, e sottolineo tutti e due gli aspetti dell'espressione, nuovo e soggetto politico. Quindi che si presenti come una forza politica, lo so quello che dice Davide, i partiti sono screditati. Intanto se dici, Davide, 10-15%, secondo me è un po' cresciuto ultimamente, no? C'è perfino un trend, come dire, inaspettato, forse me la ricordavo addirittura un po' più bassa, si può chiamare movimento, si può chiamare qualsiasi cosa, ma comunque soggetto politico che dia il carattere e il messaggio della novità, molto forte. Quindi per me la prima cosa è non rifare le cose che abbiamo fatto, che sono state fatte negli ultimi anni, non perché lo dico io, che non sono nessuno, ma perché lo dicono, diciamo, i risultati, no? Quindi le liste elettorali non funzionano. Il mettere insieme quello che già c'è come forze politiche organizzate non funziona. La riedizione di cose già viste non funziona. Mettersi insieme a 2 mesi dalle elezioni non funziona. Secondo me può funzionare solo un progetto che si presenta come progetto nuovo, autonomo e di lungo periodo, cioè che nasce per durare, non nelle prossime 2 scadenze elettorali, ma nei prossimi 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, che quindi individui anche sulla base delle cose che hanno detto Guendalina e Davide, cioè sulla base di studi, di conoscenza della società, dell'economia, dell'opinione pubblica, come si fa a inventare una forza politica che nasca per restare, per essere un elemento stabile. Secondo, che sia ambiziosa. Cosa vuol dire? Che purtroppo, dico purtroppo, dalle nostre esperienze politiche, ma anche dagli studi, dalle ricerche che facciamo, viene fuori che se tu non ti candidi per vincere le elezioni, credibilmente, nell'elettorato contemporaneo e in particolare in quello popolare, non vieni percepito. Cioè se tu dici, ciao, io sono la sinistra, mi sto candidando per entrare in Parlamento perché che io raggiunga il quorum è importante anche per te, operaio, autonomo, disoccupato, eccetera, non ti ascolta nessuno. L'unico modo per essere ascoltati, dico purtroppo, nel senso che sono, anche a me piaceva quando una volta col 3% 30 anni fa tu comunque costruivi processi sociali, mobilitazioni, non è più così. Perché proprio la parte di popolo che ci interessa di più è la più interessata a provare a sostenere, a riconoscersi in qualcosa di forte, non in qualcosa che sia debole come questa parte di popolo o più debole. Vuol dire questo, secondo me, ambizione, che tu partecipi al momento politico, alla gara politica per vincerla, o almeno lo dici e devi essere credibile mentre dici che vuoi fare quella cosa, cioè che tu vuoi essere il primo partito italiano. E lo dici, naturalmente questo significa giocare in attacco rispetto alle altre forze politiche, non in difesa, quindi non dire ciao, io sono quello che non starà mai con quello o con quell'altro. Tu devi dire prima di tutto ciao, io sono questo e voglio vincere per governare questa nazione, no? Perché ho un progetto di nazione. Questo però, come dire, lo stiamo dicendo, però poi bisogna provare a farlo. Se vuoi provare a farlo, secondo me bisogna capire quali sono gli strumenti per provare a farlo, provo ad arrivare alla fine. Un primo strumento, secondo me, è superare quelle che per noi, diciamo con la nostra storia, sono delle dicotomie, delle alternative secche, no? L'elenco, quelle su cui ci dividiamo, è meglio fare così, ma se fai questo non fai quello. Una dicotomia classica è comunicazione o territorio. Cosa fai? Un nuovo soggetto politico molto capace di comunicare, che investe molto nella comunicazione, o investi sull'insediamento territoriale? Basta dicotomia, tutte e due. Cosa fai? E impari ad agire bene sulla rete, a usare tutti i social, o provi a costruire mobilitazione sociale fisica? Basta dicotomia, bisogna fare tutte e due. Vuoi provare a essere popolare, cioè
riuscire ad arrivare al senso comune, vuol dire alla maggioranza della società, anche traducendo il tuo messaggio politico in cose estremamente semplici e anche incarnandole in azioni, modi di fare, o vuoi essere dotato di un'ideologia? Anche questa non è un'alternativa secca, secondo me, perché ci insegna la nostra storia, credo, bicentenaria, che è proprio quando tu sei popolare che fai vivere un'ideologia, no? E che ti serve un'ideologia anche per essere popolare. Quindi io queste due cose anche le metterei insieme. Bisogna ambire ad essere una forza politica maggioritaria, cioè che si candida a vincere, o avere un'identità definita. Anche questa l'abbiamo vissuta come dicotomia. Anche questa, secondo me, non è una dicotomia. Naturalmente tu parti da una tua identità che elabori internamente, che comunichi esternamente o anche alla tua base, ma questo poi lo devi tradurre in un progetto sociale che parla alla maggioranza della società. Alla maggioranza vuol dire tutti? No, vuol dire alla parte di società che ti interessa, ma i lavoratori sono la maggioranza della società, non sono una piccola minoranza ideologizzata, no? Altra alternativa, arrivo veramente alla fine, Rosa. Partecipazione diffusa, democratica o leadership? Viviamo ancora in contrasto queste due cose. Io non mi ricordo però nella storia della sinistra di tutti i tipi, riformista, rivoluzionaria, elettorale, eccetera, eccetera, sindacale, sociale, un grande momento della sinistra, un momento capace di suscitare grandi ondate di partecipazione che fosse privo di leadership. Io non me lo ricordo. Se qualcuno se lo ricorda me lo deve dire. Allora vuol dire che una leadership pubblica riconoscibile che incarna un messaggio politico deve soppiantare le capacità, i bisogni e le aspirazioni di mobilitare ampie fasce di popolo? No, perché le può rafforzare. Tra i due elementi si può costruire un circolo virtuoso, ma delle leadership che incarnino un messaggio politico, che ci deve essere, e ci deve essere anche la base sociale di una forza politica, di un soggetto politico, ha bisogno anche di quello, soprattutto in questa fase storica. I due processi si annullano? Secondo me no, perché costruire un soggetto politico, secondo me, vuol dire avere attenzione alla base, cioè ai militanti, agli attivisti, ai simpatizzanti, al vertice del soggetto politico, come deve funzionare, come si prendono delle decisioni, e all'elettorato, vuol dire che tu parli soprattutto fuori per acquisire forza, non soprattutto dentro. L'ultimissima dicotomia, politicizzare la società o fare la critica della politica, cioè essere iperpolitici o antipolitici. Secondo me ancora, tutti e due. Marx è uno dei più grandi critici della politica esistenti, no? Non è che diceva che bello il sistema rappresentativo, no? E questa bandiera è lasciata dal Movimento 5 Stelle, prendiamocela, quella della critica della politica esistente. E non è detto che questo debba corrispondere a un processo di spoliticizzazione, anzi magari proprio attraverso quello puoi politicizzare. Profilo programmatico, un minuto Rosa, lo giuro. Secondo me qua su che tipo di profilo potrebbe essere, io risponderei una parola molto classica che è dialettica. Secondo me un soggetto politico nuovo dovrebbe provare, come diceva Guendalina, ad agire su due piani. Uno naturalmente è quello della negazione. Non ci piacciono i processi sociali contemporanei, ci sono delle ingiustizie, noi ci candidiamo a curare quelle ingiustizie, a risolverle, a superarle, quindi a proteggere e difendere una parte maggioritaria della popolazione, importante della popolazione. Ma l'altra parte del discorso politico, del profilo programmatico, e anche qua è sempre stato così nella nostra storia, deve essere il futuro. Cosa vuol dire il futuro? Che ce lo inventiamo, è utopia? No, scoprire nel presente delle potenzialità di emancipazione, di miglioramento della vita per tutti, che la società attuale non può e non vuole sviluppare. Cioè, sono gli altri, i nostri avversari, che devono apparire vecchi, parassitari, illegittimi e inefficaci. Mentre spesso appariamo vecchi noi. Dobbiamo far sembrare gli altri vecchi, perché noi abbiamo idea che da questa società se ne può sviluppare un altro, ovviamente attraverso il conflitto, eccetera, eccetera. Ultima dialettica, quella tra la parte, questo soggetto politico, il nostro mondo è una parte della società, no? Il punto di vista del lavoro, il punto di vista della maggioranza sociale, il punto di vista di chi non ha privilegi, eccetera, eccetera, ma questa parte, che è una parte, per candidarsi a diventare una forza politica non irrilevante, deve avere un progetto di nazione, tutta, di paese, un progetto che parli a tutta la nazione, tranne la minoranza privilegiata, illegittima, eccetera, eccetera.
ma è sempre stato questo il meccanismo, no? Tu diventi egemonico quando non parli solo ai tuoi, intanto quando riesci a parlare ai tuoi, che sarebbe già molto, come diceva Davide, ma quando tu dai la sensazione e sei in grado di fare uno sviluppo potenziale di tutte quelle potenzialità inespresse della nazione, sviluppando un progetto di paese complessivo che non riguardi solo la tua classe di riferimento o le tue classi di riferimento, ma il paese nel suo complesso. Anche giocare tra parzialità e totalità, tra parte della società e progetto di nazione, secondo me sarebbe importante. Chiuso. Scusate, grazie. Ho sforato forse un po'. Ah, vabbè. Qualche minuto. Quelli che hanno risparmiato gli altri due del cantiere delle idee, lo sapevano. Redistribuzione. Allora, no, intanto grazie per questo tuo contributo, che anche qua io individuo, e tu ce lo dicevi, un'altra delle fratture, ci è piaciuto in questa cosa partire dalle fratture, che è quella tra, se io l'ho letta così bene, non lo so, comunque tra l'istanza, cioè l'istanza sociale, miglioramento del lavoro, io sono lavoratrice, piuttosto che l'istanza voglio un ambiente, adesso sto banalizzando, sano, pulito, e l'affidamento da oramai troppi anni ai tecnici come risolutori del problema. Mentre invece una volta, diciamo così, anche l'operaio, quando è entrato in Parlamento, per esempio, era capace di dire che cosa voleva, e quindi l'istanza e la risposta non erano così distanti. Oggi invece è si può fare, non si può fare. Chi te lo dice è un tecnico, tanto per estremizzare un concetto, però questa è un'altra frattura sulla quale riflettere, che ha preso il posto appunto delle ideologie, della costruzione di senso comune, di popolo anche, no? dell'appartenenza ad un popolo. Naturalmente poi hai detto tante altre cose, ma io non sono qui per intervenire oggi, sono qui per provare a darci una mano. Allora adesso passiamo questa parte di tempo, la dedichiamo a interventi molto brevi, eventualmente domande, e che si focalizzino su un punto, quindi chiedo a tutti di stare dentro pochi minuti in maniera tale da arricchire ulteriormente questo materiale di lavoro che vorremmo poi portare ognuno a casa per poterci riflettere. Io chiedo aiuto perché intanto bisognerebbe iscriversi attraverso la chat. Eventualmente chiederei a, non so se a Vito, a qualcuno di dire come fare. Potete farlo? Ma diciamo, questo vale ovviamente, questo che suggeriva Rosa di iscriversi attraverso la chat, vale per coloro che sono dentro il webinar, cioè non per coloro che stanno guardando da Facebook. Allora, per coloro che sono dentro il webinar, il seminario, diciamo in senso stretto, sulla destra del vostro schermo avete una cosa che si chiama chat, che è una specie di letterina rettangolare con l'angolino allungato, e cliccando lì entrate nella chat e potete scrivere dei messaggi. E se invece avete delle difficoltà a farlo, visto che non siamo tantissimi nel webinar, attaccate il vostro microfono, che altrimenti deve risultare spento, sottolineo per chi ce l'ha acceso adesso, attaccate il microfono e chiedete di intervenire come si farebbe in un'assemblea normalmente, e Rosa vi sente immediatamente e vi dà la parola. Vi consiglierei di non cominciare a intervenire senza chiederlo, perché questo invece fa un pasticcio. Quindi se potete vi scrivete nella chat, se non siete in grado accendete il microfono, aprite il microfono e chiedete di intervenire. Perfetto. Posso? Vai. Magari ti presenti. Posso? Certo, prego. Ti puoi presentare per cortesia. Sono Renato Costantini della Rifondazione di Terni, del Coordinamento di Terni. Ok. Volevo fare un'osservazione rispetto all'intervento di Vittori per quanto riguarda
la posizione assunta oggi, diciamo, nei mass media o quando si fanno le elezioni, no, dei partiti della sinistra radicale a partire da Rifondazione, considerati altri. Ora io penso, diciamo, che noi dobbiamo fare una battaglia fortissima contro il maggioritario, perché quello, l'alternanza, maggioritario, hanno distrutto, diciamo, le condizioni perché la sinistra potesse costruire, diciamo, un consenso nella società e quindi costruire le condizioni per avere rappresentanti dal Parlamento alle altre istituzioni, eccetera. E quindi il problema, diciamo, è quello di una grossa battaglia per il proporzionale, di una grossa battaglia. Ha ragione Tommaso Montanari a dire che questo è un terreno di grande spessore per ricostruire le condizioni. Il mio voto non può valere meno degli altri, questo è il punto, e su questo punto, voglio dire, bisogna portare avanti una battaglia politica. Quindi la seconda questione, che è quella della coscienza di classe e della perdita, diciamo, dalla parte della classe operaia della coscienza di classe, io qui penso che noi dobbiamo ragionare su una parola, trasformazione. Io penso che se non riusciamo ad essere soggetto di trasformazione, non possiamo pretendere, diciamo, che la classe operaia ci segua. E qui ha ragione il compagno che parlava e diceva il terzo intervento, no? Che, diciamo, no, la classe operaia è marginalizzata dentro questo ragionamento, voglio dire, e quindi diventata, diciamo, frantumata e ha bisogno di una ricostruzione, diciamo, di una coscienza politica. Ma questa coscienza politica si ricostruisce non attraverso un'idea generica, diciamo, di, come affermava all'ultimo intervento, diciamo, bisogna guardare all'Italia, alla nazione, quindi quanto, diciamo, alle divisioni di classe, alle ingiustizie e alle problematiche, diciamo, che investono soprattutto con la pandemia le zone più deboli della società italiana. Quindi noi dobbiamo essere, secondo me, diventare la sinistra, a partire dalla Rifondazione, un soggetto reale di trasformazione. Chiudo. Grazie. Rosa, sei senza microfono. Rosa, non hai attaccato il microfono. Chiedo scusa. Allora, dicevo che il compagno ha parlato per 2 minuti e mezzo, che mi pare un tempo adeguato per fare delle domande e anche una riflessione che è piuttosto importante. Si è iscritto Paolo Ferrero, che ho visto appunto dallo schermo, quindi chiedo ad altri eventualmente di iscriversi. E vai, Paolo. Sì, volevo fare alcune domande. La prima a Davide. Davide dice i tecnici hanno assunto una popolarità molto maggiore dei politici. Io penso che questo è avvenuto quando i politici hanno smesso di fare politica, cioè di praticare politiche alternative, e si sono adeguate al neoliberismo. Cioè, quando i politici sono diventati tecnici e quindi la politica non ha più espresso alternative, la gente ha pensato che sapevano far meglio il loro mestiere gli economisti che non i ciarlatani. Però volevo chiedere se tu pensi che questa considerazione è corretta. E la seconda cosa che volevo dire è invece una domanda a Loris. Provo a riassumere come l'ho capita io e gli pongo 2 domande. Loris dice, qui abbiamo il bipolarismo e la sconfitta sociale, ideologica. Noi dobbiamo far politica non aspettando di risolvere questi 2 problemi, ma a partire da questi 2 problemi. Quindi il bipolarismo e la sconfitta, per provare a rompere questo, ma a partire di qua.
mi sembra di capire che la forza che Loris propone di costituire, che sia ambiziosa, cioè punti a vincere, per sua natura debba andare al di là della definizione di sinistra, classico, diciamo, populista. Per classico populista, quindi, per essere in grado di sparigliare le carte, perché se ti presenti solo come di sinistra avanti, intendo usando il nome sinistra, vieni immediatamente appiccicato al centro-sinistra. E quindi mi sembra di capire, Loris dirà se ho capito bene o no, che bisogna usare un'altra modalità di presentazione. Che questo non vuol dire abbandonare i valori fondamentali dell'eguaglianza, della lotta per la giustizia, avanti, ma, e qua c'è la seconda domanda, se ho capito bene dall'intervento di Davide, uno dei problemi è che la sinistra viene vissuta come problematica per i valori di globalismo, globalizzazione e avanti. Immagino che c'entri anche tutta la questione del genere e tutto il resto dentro questo ambito. La domanda è: questo fatto che in America Latina le forze che hanno vinto sul piano antiliberista non hanno per nulla un profilo avanzato, salvo casi rarissimi, sul piano dei diritti civili, addirittura ci sono posti dove i sandinisti hanno governato 30 anni e non c'è il diritto d'aborto, fino a dove tu pensi che si può andare o sarebbe necessario andare? Cioè, questo tema del rapporto diritti sociali e diritti civili, come la vedi nella prospettiva, tra virgolette, in qualche modo populista delineata? E da ultimo, ultima domanda, tu dici la classe sconfitta non ha senso di sé, se la sinistra si presenta come più o meno sconfitta quanto la classe non è attrattiva, bisognerà che la sinistra, quella roba lì, si presenti per vincere, in modo che chi è più debole riconosca un fattore positivo, non un ulteriore indebolimento. Allora, il nodo è che però tu puoi vincere elettoralmente, ma poi riuscire a cambiare le cose non è così semplice. Lo abbiamo visto in Grecia, lo abbiamo visto da varie parti. Allora la domanda è: si è fermato Paolo Ferrero? Suspense sulla domanda. Allora, Paolo riesce a, non so se ci ascolta, mi pare in difficoltà. Allora, semmai poi diremo a Paolo, gli daremo 30 secondi per finire, perché stava terminando sulla domanda e quindi manca la materia prima, la domanda. E questa seconda, naturalmente. Siccome vedo che non riprende la parola, quindi avrà qualche difficoltà tecnologica, io passerei la parola a Eleonora Forenza, che l'ha chiesta in chat. Eleonora Forenza, molti la conoscono, insomma, una compagna già eurodeputata, nostra eurodeputata, e una dirigente del partito. Vai, Eleonora. Grazie Rosa, già eurodeputata invecchia tantissimo comunque. Allora, io ringrazio Rosa e i compagni e le compagne che hanno organizzato questo seminario e ovviamente le relatrici e i relatori, a cui avrei tantissime cose da porre, ma cerco di stare nei tempi per non... 5 minuti. Benissimo, grazie Rosa. Allora, la prima domanda la vorrei fare a Guendalina. Parto da una cosa che sembrava parentetica nel tuo discorso, ma che invece a me riporta una questione centrale. Tu parlavi del South Working come di una sconfitta. Io devo dire, capisco la tua tesi e diciamo, condivido che poi diciamo, il profitto poi torna sempre su, a differenza dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi da questo punto di vista ovviamente sono d'accordo con te. Non sono d'accordo con te, forse, non lo so, nel leggerla in toto come una sconfitta. Perché? Perché secondo me, diciamo, nella materialità delle vite, il tema, diciamo, del mantenere un radicamento
non è un tema secondario e soprattutto, e questa è la questione che mi preme più sottolineare, perché io penso che, diciamo, in questa cesura storica che stiamo vivendo e che si chiama pandemia e che si chiama rivoluzione digitale, il rapporto, diciamo, tra lavoro e spazialità e tra lavoro e vita è completamente rivoluzionato. E quindi, secondo me, ci dobbiamo anche abituare a ripensare il termine del rapporto tra lavoro, territorio, casa, perché noi adesso stiamo di fatto subendo l'impatto dello smart working come ipersfruttamento del lavoro H24, no? Senza diritto alla disconnessione. Penso che forse dovremmo, diciamo, tra le varie cose su cui ci dobbiamo attrezzare, è anche quella invece di una rilettura riappropriativa, cioè della possibilità, no, di riappropriarsi di tempi e di spazi. Prima questione, volevo sapere se eri d'accordo, diciamo, sull'altro lato del smart working. Seconda questione invece per Davide, se non sbaglio, condivido la tua analisi, cioè il punto non è il disfacimento della classe in sé, ma il disfacimento della classe per sé, la mancanza di autocoscienza di classe, l'emergere di altri fattori identitari come elementi principali di soggettivazione che chiaramente portano, diciamo, acqua al mulino di vario tipo. Io però, diciamo, vorrei aggiungere un'altra questione a quella che tu prima sollecitavi. Faccio un esempio di una trasmissione televisiva, se non ricordo male, di ieri sera. Ieri sera c'è stata Atlantide, trasmissione molto vista, diciamo, in ambienti progressisti sulla 7, nonostante il filo sionismo del conduttore, chiudo la parentesi, in cui si è lanciata la campagna, l'hashtag vaccini liberi o una cosa, brevetti liberi, senza fare alcun riferimento al fatto che la sinistra europea o ambienti vicini alla sinistra europea da tempo, da mesi, hanno lanciato una campagna no profit on pandemic proprio per, diciamo, sollevare la questione della, diciamo, della moratoria sui brevetti vaccinali. Ora, secondo me c'è anche questa difficoltà, cioè nel riconoscere alla sinistra, cioè ora che determinate questioni tornano a essere, non dico maggioritarie nel dibattito pubblico, ma sicuramente, diciamo, diffuse a livello più di massa, c'è difficoltà nel riconoscere quelle proposte come proposte che la sinistra ha portato avanti, diciamo, storicamente e sicuramente anche nel tempo più recente. Quindi io vedo anche questa difficoltà rispetto a come si costruisce il voto, cioè proprio una difficoltà di matchare, scusate il termine orribile, contenuti e soggettività politica. Ultima questione, però è la questionona per Loris. Allora, io, vabbè, tanto ci conosciamo da tempo, ce le possiamo dire così le cose, no? Io a volte ho la sensazione che la tua proposta o la proposta di una sinistra politica, o meglio, di un soggetto politico ambizioso, che è un termine che a me non piace perché me lo ritrovavo scritto a valanga nei documenti, diciamo, della Commissione Europea di Bruxelles, ogni accordo deve essere ambitious, e quindi io su ambitious ho una difficoltà, ma a volte mi fa pensare al glam rock, all'origine del glam rock. Che cosa facevano i neo rockettari degli anni 70 che volevano diventare glam rock? Bowie, di cui io sono fan, è, diciamo, un antesignano, si comportavano come superstar, no? Io sono una star e quindi mi comporto come un glam rock che si addobba da star in maniera tale, diciamo, da costruire la propria figura pubblica. Allora, io non credo che basti una postura ambiziosa per realmente sciogliere positivamente, o meglio, superare quelle dicotomie che tu ponevi. E penso che dobbiamo toccare forse con mano, diciamo, con un po' più di nettezza, alcuni nervi scoperti, se non basta, come io credo, la postura. Io l'ho già detto, sono totalmente d'accordo con te sulla questione unità della sinistra, aggregazione, liste elettorali, diciamo, ho qualche anno di dibattito alle spalle su questa vicenda, quindi non mi dilungo. Finito? Sì, vai a chiudere. Vado a chiudere, ok. Allora, la questione che io ti pongo è se, diciamo,
ambizione di governo non vada ad esempio a cozzare con la cultura proporzionalista che poc'anzi per esempio si proponeva, e se il tema, diciamo, del nuovo soggetto politico, perché tu questo hai proposto, in che maniera si contempera o non si contempera con la presenza e la prospettiva di un partito politico come Rifondazione Comunista. Perché credo che questo punto noi lo dobbiamo affrontare, perché altrimenti le dicotomie le risolviamo, diciamo, con la dialettica, ma non con l'organizzazione politica. Grazie Eleonora, scusate se io stringo, però mi pare importante, diciamo, portare all'essenza le tesi e le domande da porre, come ha fatto Eleonora ora. Adesso ripasserei per un minuto, diciamo, la parola a Ferrero, perché ce l'avamo lasciati con la domanda è e non ce l'ha fatta, e quindi passerei a lui, e poi c'è Musacchio che si è scritto. Vai Paolo. Non vediamo Paolo, che ha problemi seri da un punto di vista tecnologico. Paolo partecipa, eccolo. È diventato adesso. Paolo, fai la domanda, ce l'avamo lasciati alla domanda è. Sì, vi chiedo scusa ma c'ho problemi di rete. Qualcuno prima o poi dirà che è una forma di sabotaggio, visto che faccio smart working con la regione. Ma detto questo, la domanda era, questo cosa che bisogna presentarsi per vincere, e io sono d'accordo, quando si è sconfitti, nella sconfitta brutale che c'è stata, diciamo le cose come stanno, qui 5 Stelle, ma anche certo in Grecia, c'è solo incapacità o forse c'è anche un tratto di difficoltà contraddittoria tra questa cosa che capisco ed è corretta che poni tu e la realtà materiale? Quindi era capire come la vedi tu questa dialettica, diciamo, tra il come ti presenti e l'essenza dei rapporti di forza. Fine. Grazie. Scusate. Figurati, grazie Paolo. E adesso do la parola a Paolo, sì, a Paolo, a Roberto Musacchia. Non ti ho ribattezzato. Sì, ciao a tutti. Mi si sente? Non so bene. Fatemi qualche cenno. Funziona. Anch'io faccio 5 minuti, non di più. No, ma meno, perché faccio proprio due domande. Anch'io faccio un po' il cantiere delle idee, quindi insomma, cioè, ma almeno all'inizio ci ho messo un po' anch'io di cazzuola nel fare questo cantiere delle idee. E quindi siete bravissimi, fate un sacco di cose interessantissime. La domanda è un po' per due, sono per tutte e tre, perché gli aspetti che avete toccato, quelli più economici, sociali, quelli più dell'identità e quelli più della politica, diciamo trasversalmente vorrei provare a interrogarli su questi due temi. Il primo, insomma, se c'è la possibilità, il bisogno, la necessità di rilanciare anche una cultura dell'opposizione, una pratica, un'efficacia dell'opposizione. Cioè io penso che questo sia un tema un pochino messo tra parentesi da tanto tempo, forse non a caso, insomma. Ricordo che quando nasciamo come Rifondazione Comunista, nasciamo anche intorno a questo tema di essere il cuore dell'opposizione, perché vedevamo un nesso tra lo scioglimento del Partito Comunista, poi la vicenda di Maastricht ci avrebbe dato una conferma, e il venir meno del bisogno di un'opposizione sociale, politica, capace di conquistare sul campo. Ora, la cosa che è stata praticata in questi anni è renderla un po' impossibile, sia dal punto di vista della battaglia delle idee, lo dico visto che siamo con esponenti del cantiere delle idee, che è un po' scomparsa, mentre era una pratica ordinaria che si faceva prima dentro il Partito Comunista, ma sia dal punto di vista delle pratiche sociali e così via. Non a caso Letta in questo momento, sono molto d'accordo con la ricostruzione che faceva prima Loris, pensa un po', ripropone un patto come quello del 93 fatto col governo Ciampi, che era un patto proprio per dire non c'è più opposizione, c'è concertazione a partire da che cosa? Da quello che l'anno prima aveva definito Maastricht. E questa è la seconda questione che vi pongo, infatti. Noi siamo dentro diciamo un lungo trentennio che comincia con Maastricht e che attraverso tre governi che vanno da Ciampi passano per Monti, adesso arrivano a
realtà che stiamo vivendo, che adesso arrivano a questa realtà che stiamo vivendo con Draghi, in qualche modo hanno incorporato la costruzione dell'Europa reale. E io penso, e questo lo ripropongo anche a voi, che laddove vieni sconfitto, cioè sul terreno dell'Europa reale, tu hai bisogno di ricostruire anche soggettività. E quindi penso che questo tema della soggettività politica europea sia un tema fondamentale anche rispetto a quello che propone Loris, di una identità che sia riconoscibile e direttamente, non semplicemente come sommatoria. Quindi queste due domande che sono poi intrecciate tra di loro. Ho finito, grazie. Upla. Grazie Roberto. Chiedo aiuto alla cabina di regia per capire se c'è qualcun altro iscritto nella chat, perché magari a me è sfuggito. Sembra di no. Sembra di no. Quindi non ci sono... è appena iscritto Stefano Vento. Stefano Vento. Vai Stefano. Mi sentite? Sì. Ok. Intanto grazie per l'appuntamento, grazie anche ai tre ospiti, in particolare a Loris, anche per il fatto che ha per fortuna evitato di mettersi qualche maglia giallorossa. Vi rubo un paio di minuti, anche perché mi hanno stimolato. Stefano, aspetta, non è ancora detto, potrei sempre farlo. Mi hanno stimolato un paio di suggestioni i vostri interventi. E le dico come se non fossi iscritto a questo partito, quindi mi perdonerete la brutalità con il quale li dico, anche perché quando discutiamo, sento discutere di fratture, esce la mia laurea in scienze politiche, inizio a sorridere come un pazzo. Lo citava Guendalina, se non erro, la frattura centro-periferia. Io penso che soprattutto in questa fase sia più attuale che mai, soprattutto rispetto alla frattura capitale-lavoro. Qua ci sarebbe poi da discutere, secondo me, anche la frattura all'interno del lavoro su lavoratore essenziale e non essenziale. Secondo me la pandemia ha dimostrato quanto poi in realtà un pezzo di questo paese si basa e si mantiene su quello che è in realtà il lavoratore da back office, no? La pandemia, il ritorno e il ricorso massiccio allo smart working probabilmente ce l'ha anche dimostrato. Dicevo, lo faccio con un pizzico di provocazione. Vi chiedo, secondo voi, lo chiedo a tutte e tre, secondo voi questo è un, cioè il fatto che questo qua sia un paese senza sinistra, la brutalizzo, vi ripeto, non è probabilmente un falso problema, nel senso, il PD evidentemente per molti incarna la sinistra. Cioè, abbiamo bisogno noi della sinistra perché siamo orfani di qualcosa, anche di una storia e di un futuro, o ne ha bisogno il paese? Perché a me sembra che molto spesso manchino i temi di sinistra, e quindi semmai manca quel soggetto che possa incarnarli e poi rappresentarli. Pensiamo al tema della sanità, pensiamo al tema dei vaccini, è un tema di sicuro di interesse primario in questa fase, è un tema probabilmente maggioritario, ma discutere di vaccini non ci va, come dire, non ci andiamo noi, ci va Marc Bottega, che è di fatto un nostro compagno, ma non andiamo noi, quindi probabilmente manca anche quel rapporto di fiducia rispetto all'elettorato che probabilmente abbiamo perso. Loris citava qualche dicotomia, io mi trovo quasi tutte quelle che citava, ne aggiungo io, non so se lui è d'accordo. Citava l'importanza di un soggetto nuovo, citava anche l'importanza di farlo con metodi nuovi, senza togliere una parte piuttosto che l'altra. Su questo sono completamente d'accordo. Io penso che uno dei nostri mali sia anche arrivare sempre in perenne ritardo rispetto a quelle che sono le domande che abbiamo davanti. Ma tra queste dicotomie ne aggiungo una, non so se lui è d'accordo, un soggetto che non faccia continua confusione tra proposta politica e proposta elettorale, e mi sembra negli ultimi 10 anni purtroppo questo sia capitato molto spesso, per non dire sempre. Quindi che abbia, come giustamente dici, su questo sono completamente d'accordo, in testa la vittoria, e qua metto la provocazione e vado a chiudere. Pensate alla discussione degli ultimi 3 giorni tra la Superlega e la UEFA, tanto per dirne una, no? La UEFA
che insieme alla FIFA, in questi ultimi 15-20 anni, insomma, FIFA significava corruzione, eccetera, eccetera. Pensate al caso Platini, Blatter, e potremmo continuare a lungo. Però in quel caso l'UEFA, e chi ha difeso anche la storia calcistica, tanto per brutalizzarla, in realtà ha difeso il sogno, cioè il sogno di provare a vincere, no? Il fatto che l'Atalanta, piuttosto che il Cosenza Calcio, eccetera, eccetera, possa arrivare in Serie A e vincere, e di fatto vincente al tempo stesso, rispetto a provare a lottare per la salvezza, rispetto a provare a costruire un soggetto, chiamatelo come volete, che possa provare a giocare semplicemente per la salvezza, e quindi, come dire, proporsi come quelli che vogliono dare spazio e voce a quel pezzo di elettorato che altrimenti resterebbe senza voce. Il problema è che probabilmente rimane fuori tutto l'altro pezzo dell'elettorato che è completamente fuori dalla nostra portata. Questo lo dico e chiudo, perché da una settimana abbiamo lanciato, questa è una cosa che diceva Davide che mi ha particolarmente colpito in realtà, sulle difficoltà che abbiamo anche nella percezione di classe che abbiamo anche al nostro interno. Lo dico perché da una decina di giorni abbiamo lanciato una mini inchiesta sul lavoro giovanile, e spesso anche tra di noi c'è la percezione del fatto che siamo totalmente lontani e avulsi da quelle che sono alcune difficoltà quotidiane che viviamo, piuttosto che precariato, piuttosto che facente anche noi stessi parte della classe operaia. Nelle prime risposte, in realtà, siamo completamente, anche noi abbiamo questa difficoltà, no? di percezione della classe operaia interna a noi. Tant'è vero che nelle prime risposte non c'era un tempo indeterminato, non c'era uno con un salario mediamente medio, dai 1.500-2.000 euro sostanzialmente, tutti da 0 ai 500, tutti precari, moltissimi che hanno perso il lavoro durante la pandemia, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente dovremmo anche provare a rielaborare quello che è la nostra proposta politica rispetto a quello che sono le esigenze, perché probabilmente la vittoria del capitale è proprio la divisione scientifica del mondo del lavoro. E chiudo. Grazie Stefano. A me non risultano altre richieste di intervento. Vorrei cimentarmi anch'io con una domanda che è insieme domanda e osservazione, quindi poi passiamo la parola a voi tre. Le sono divise in tre cose. Uno è rispetto a quello che ci avete detto, ma secondo voi il simbolico, cioè chi sono i partiti che uno deve votare, conta o non conta? Negli altri paesi, molti paesi, ci sta il Partito Comunista, il Partito Socialista, da noi si è passati dalla botanica all'animale, e quindi diciamo forse si fa anche fatica a sapere chi si vota. Il Partito Comunista era il Partito Comunista, come lo erano i socialisti, come lo erano i liberali, come lo erano i democristiani. Tutta questa simbologia che diceva sinteticamente chi era e chi rappresentava è scomparsa. Quindi volevo capire se nelle vostre ricerche questo tema anche del simbolico c'è o meno. L'altra è l'attacco che c'è stato in tanti anni a quello che venivano chiamate ideologie. Io sono stata una sindacalista di lungo corso. Una volta c'era Don Ciotti, ospite alla direttiva della CGIL, diceva più o meno le cose che sostenevo anch'io, però lui esprimeva valori, io ideologie. Quindi l'ideologia era qualcosa che appesantiva, diciamo, la politica. Anche questo, diciamo, il tema dei valori, delle ideologie e così via. Dall'altra, la destra oggi, a me pare, la destra vediamo soprattutto in questa situazione di pandemia, mi pare che parli molto, cioè a me io non condivido nulla di quello che dice la Meloni, tuttavia spesso lo dice bene. Quindi diciamo si rifà e parla ai sentimenti di alcuni ceti sociali che sono anche quelli che soffrono questa crisi. Quindi diciamo è possibile che oggi è più comprensibile una destra tipo Meloni che appunto parla direttamente alla condizione,
così sembrerebbe almeno, piuttosto che noi, dove non riusciamo a ritrovare messaggi diretti, chiari, a ricostruire, diciamo, anche le mappe del linguaggio. Sono stata in un minuto e mezzo. Quindi passerei a voi adesso la parola. Aspetta, vorrei scegliere un po' voi. C'era Maurizio che chiedeva se poteva... Ah, Maurizio, chiedo scusa, non l'ho visto. Non ti preoccupare, Rosa. Un saluto innanzitutto a tutti e soprattutto ai nostri relatori Davide Guendalina e Loris, con cui ho un grande debito di cui non posso parlare. Io solo alcune domande volevo fare. La prima è questa a Davide. Io sono convintissimo che nella fine della sinistra, in un paese come l'Italia, insomma, nella condizione minoritaria in cui si trova la sinistra, che per me non è in Parlamento in questo momento, se non con singoli individui, se la radice di fondo io penso che sia quella che ha definito lui, cioè non esiste più una cultura di classe nel paese, e quindi la sinistra come l'abbiamo conosciuta da quando è entrato Andrea Costa in Parlamento, Loris in che anno, non mi ricordo, ma comunque a fine 800, quel tipo di sinistra di cui siamo noi gli ultimi che resistono, diciamo, che era la sinistra del movimento operaio, della classe lavoratrice, delle classi popolari, non una sinistra di opinione, quella esisteva prima, erano come liberali e conservatori in Cent'anni di solitudine di García Márquez, la differenza tra di loro era che ora andavano a messa, alcuni alle 9, altri alle 11, e su per giù la differenza attualmente tra centrodestra e centrosinistra. Quella sinistra lì può esistere solo se le persone si autoidentificano come classe, nella forma più larga possibile, se si identificano come gente, se la prenderanno con i partiti, se la prenderanno magari anche con il Parlamento. Il Partito Comunista Italiano, la sinistra italiana, era riuscita a fare sì che classe e popolo venissero quasi a coincidere, quindi a fare un progetto egemonico molto forte. Quello che volevo chiedere a Davide è se gli stessi dati che ci sono per l'Italia ci sono negli altri paesi europei. E soprattutto mi interessano due, la Francia e la Gran Bretagna, se per caso lui lo sa nei suoi studi, perché mi sembrava di aver letto, e questo mi ha fatto pensare che fosse anche la radice del successo di Corbyn, che in Gran Bretagna il 60% della popolazione si sentiva parte della classe lavoratrice, mentre in Italia probabilmente l'autopercezione in questo senso resetterà il 10% poco più. Quindi questo volevo chiedere, perché penso che sia una delle mission che abbiamo noi di cambiamento reale, cioè su cui lavorare, cioè ricostruire un senso comune, ovviamente nella società in cui ci troviamo, di questo tipo. L'altra era relativa alla questione leadership a Loris, perché ovviamente la questione della leadership è complicata. Uno, perché in assenza di un movimento popolare di massa che crea proprie leadership, faccio un esempio, Loris dice negli altri periodi storici c'erano sempre dei leader, ma il Partito Comunista Italiano, ho scelto il PC, e che siamo in Italia, potrei fare tanti esempi, nel momento in cui decideva che un dirigente schivo, per nulla spettacolare, neanche uno dei suoi oratori più brillanti, anzi sicuramente ce n'erano di molto più popolari, diventa il segretario, quel partito riusciva a fare in modo che quel dirigente diventasse un leader popolare. Ovviamente c'erano anche le qualità indubbie che almeno per noi rimangono incontestabili, ma cosa accade quando sei, come siamo oggi come sinistra radicale in Italia, una componente molto debole e sostanzialmente assente dal sistema mediatico? A me pare che accada questo, che quando dai movimenti, e su questo chiudo perché è un problema reale da porsi, quando dei movimenti emergono per una serie di vicende, capacità personali, ma anche la propria storia, il proprio storytelling, anche le occasioni che si danno. Faccio un esempio: Abubakar Soumaoro, mio fraterno amico e compagno, abbiamo fatto tante manifestazioni, che per me sarebbe un ottimo leader di un soggetto unitario nuovo della sinistra.
però può darsi che viene invitato, spero che non sia così, a Propaganda Live, esce sull'Espresso e finisce a fare l'incontro con Letta. Questo mi pare che negli ultimi 10 anni accade molto spesso, questo meccanismo di cattura. E quindi il tema della costruzione di una leadership efficace, come lo risolvi se non hai questo tipo di risorse, cioè se non hai già figure che nell'universo mediatico siano affermate, che consentono, diciamo, alla tua proposta politica di raggiungere i milioni, di bucare sui mass media, eccetera. E quindi credo che, pongo la domanda, se il tema da porci non è come noi costruiamo un grande movimento popolare che sia in grado in qualche modo di far emergere la leadership, perché nell'universo dei media, della visibilità, c'è il rischio di non trovarla mai disponibile per una battaglia, diciamo, di reale alternativa. Grazie a Maurizio Acerbo. A questo punto io ridarei la parola ai nostri relatori, insomma un po' di materiale l'abbiamo prodotto anche noi, e quindi io ripartirei da Gwendalina Anzolin. Gwendalina, va bene. Allora, tantissimi spunti, ho preso un po' di appunti, ma cerco di essere telegrafica, così poi lascio spazio anche a Loris e a Davide. Allora, la prima, quella sul South Working, no, io sono assolutamente d'accordo e su quello che si diceva. Però mi chiedo, cioè nel senso, penso siano due binari paralleli, sono completamente d'accordo sulla questione e insomma ritengo di aver subito anche in maniera abbastanza pesante questo incrocio tra tempo di lavoro e tempo di vita, però perché non poter riavere questo equilibrio, no, ognuno dove vuole stare, ecco, cioè perché non avere un migliore equilibrio ma nella tua città, nella tua terra e non lavorando per un'azienda da Milano, appunto per quello che dicevi tu, cioè che poi alla fine il profitto comunque torna là, quindi sì. E anzi, penso che questo fenomeno abbia dato un importante strumento per ripensare all'equilibrio e a come gestiamo il nostro tempo, anche perché banalmente io purtroppo lo dico da vicentina lontana dal mare, ma insomma se fossi di Lecce mi piacerebbe tantissimo, anziché vivere a Milano, ma sono finito il lavoro, andare a farmi una passeggiata sul mare, quindi insomma ecco. Poi un punto sulla questione della cultura dell'opposizione, penso che siamo in una situazione paradossale, nel senso che il problema è che il PD praticamente non fa opposizione perché è la settima volta che va al governo pur non avendo vinto le elezioni nelle ultime due decadi, mi sembra, lo stavo leggendo l'altro giorno. Il Movimento 5 Stelle è l'unico che ha provato a fare un certo tipo di opposizione, però ecco, penso sia fondamentale ricostruire un'opposizione, però da dove ripartiamo è un punto di domanda che insomma a cui io non riesco a dare una risposta. C'era una domanda che in realtà non era indirizzata a me, uno spunto che ha detto Paolo, ma volevo comunque dire una cosa veloce, cioè il problema tra il vincere, ammesso che si riesca a vincere, ma ok, il problema tra il vincere e il cambiare le cose. Per cambiare le cose è necessario un cambio della classe dirigente e un cambio di tutte quelle persone che non cambiano mai, perché lo sappiamo, ma i dirigenti dei ministeri non cambiano. Dopo quella famosa sentenza della Cassazione sullo spoil system, le persone che decidono, che fanno che scrivono i decreti attuativi, che mettono in atto le cose che succedono, non cambiano più. E quindi se io ho lo stesso di dirigente che con la Lega, con i 5 Stelle o con il PD decide, è un problema. È un problema perché ha tutto il potere in mano e non è soggetto al ciclo politico, e questo è insomma fortissimo secondo me. Non mi ricordo chi mi aveva fatto una domanda sul simbolico, se conta o non conta. Non lo so, io forse parlo anche dalla mia generazione e a oggi penso che conti meno di altro, cioè conta meno di farcele portare avanti alcuni interessi che oggi non sono rappresentati. E sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Rosa, anch'io non condivido nulla di quello che la Meloni dice, ma il modo in cui riesce a veicolare il messaggio e il modo che ha di parlare alla condizione
condizione. Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa, quando c'è stato il discorso in Parlamento a metà febbraio, le hanno dato della pescivendola. Non so se avete visto quel video che lei ha fatto il giorno dopo, dicendo io anche se lo fossi, per me non è un problema essere una pescivendola. Quello l'ho trovata di un'efficacia enorme e insomma in grado di dare un messaggio che purtroppo dall'altra parte non c'è. Un'altra domanda non indirizzata a me e poi chiudo, però io ora sono in Inghilterra, domani torno in Italia, ma sulla domanda fatta su Corbyn a Davide mi interessa molto la risposta. Volevo soltanto dire una cosa: ho fatto campagna porta a porta insomma quando ci sono state le elezioni qua e non lo so se sia vero questo dato del 60% delle persone qua in Inghilterra che si rivedono in classe lavoratrice, ma la campagna parlava a tantissime persone, a tantissime istanze, alla periferia di Londra. Corbyn era riuscito a dare un messaggio che portava dentro tutti, la classe operaia, i migranti, i rider, coloro che devono fare quattro lavori e non riescono comunque a pagare un affitto nella periferia lontana di Londra, eccetera. Quindi, insomma, è stata un'esperienza anche bella da vivere da vicino e lascio la parola forse a Davide, che ne sa di più, così ci dice. Grazie Gwendalina, diamo la parola a Davide, gliel'hai già data tu, va benissimo. Grazie mille, sono davvero tanti gli spunti. Parto da quello che diceva Stefano sul fatto che non sia un falso problema non avere la sinistra rappresentata. Appena l'ha detto mi è venuta in mente, come diciamo noi giovani, tra virgolette, mi ha sbloccato un ricordo, che è la lettura di Perché non esiste il socialismo negli Stati Uniti, che è un piccolo trattato di Werner Sombart. La sua tesi, che voglio rilanciare, è che secondo lui la sinistra non esiste negli Stati Uniti perché la sinistra ha vinto questo saggio del fine 800. Sostanzialmente diceva ci sono la classe operaia è talmente tanto ricca che non c'è bisogno di avere la sinistra per rivendicare quei diritti lì. Cosa per trasferirla al tempo d'oggi, quello che mi viene da dire è che ahimè o purtroppo la sinistra, lo dico paradossalmente, ha vinto tra gli anni 60 e gli anni 80. La sinistra ha vinto, è riuscita a portare avanti delle istanze che prima erano al di fuori della politica, diciamo, liberale o anche addirittura quella socialdemocratica per il caso italiano. E ad oggi la sinistra, specialmente in Italia, è percepita come la sinistra della, tra virgolette, passatemi il termine, è un termine spaziale, non ideologico, è vista come la conservazione, cioè quelli che vogliono tenere qualcosa e non vogliono cambiare. E sappiamo quanto la retorica del cambiamento porta le persone a mobilitarsi, porta molto di più la mobilitazione, dire cambiamo tutto che teniamo tutto quello com'è, perlomeno in politica. E quando si dice noi dobbiamo tenere fermi determinati diritti, è assolutamente pacifico che debba essere così, ma se noi la vendiamo come vogliamo conservare e non migliorare, noi giocheremo sempre la partita delle idee in retroguardia, perché siamo quelli che in realtà siamo fermi a quando c'era la classe operaia, siamo fermi agli anni 50-60 quando il Partito Comunista era il secondo partito italiano e ci vantiamo ancora di quello, mentre in realtà il mondo è cambiato, quello è quello che ci dicono da fuori. E questo tipo di cambio di mentalità deve essere radicale sotto certi punti di vista, perché siamo sempre stati attaccati a un certo tipo di idee che sono state vincenti per un decennio, per molto più di un decennio, direi per un trentennio, e che ora non lo sono più. E quindi siamo noi, è la sinistra che deve dire noi vogliamo cambiare e non dire noi vogliamo mantenere, perché a mantenere il neoliberismo prende sempre più piede e diventa l'unico immaginario possibile. Qui mi rifaccio brevemente a quello che diceva Paolo sul fatto che quando la politica si trasforma in noi dobbiamo realizzare determinati standard che ci vengono chiesti dall'alto, è chiaro che io mi affido a un tecnico che quello standard bene o male sa com'è e lo vuole portare a termine. Quando la battaglia è chi riesce meglio a portare a termine
una policy che ci viene data dall'alto, è chiaro che il tecnico è più bravo, viene percepito come più bravo del politico. E se quella è la nostra battaglia, la battaglia è persa senza neanche doverci giocare, perché non è il tipo di terreno su cui dovrebbe giocare la sinistra, ma anche lo stesso PD, che in questo momento è diventato il partito responsabile, il partito che riesce a implementare quello che ci viene chiesto di implementare. L'altra parte, purtroppo, per andare molto veloce, quella sui diritti civili, che sempre Paolo poneva, io credo che l'America Latina sia una questione tra virgolette un pochino più complicata e diversa rispetto al panorama europeo, però sappiamo che quei partiti che hanno fatto partiti diciamo di tradizione operaia, come i partiti socialdemocratici, che hanno fatto della cultura, dei temi culturali la propria bandiera, sono riusciti ad essere meno efficaci perché nella percezione collettiva sono associati ad altro. I partiti come il Partito Verde in Olanda prima e in Germania poi, che ha fatto di questi temi una bandiera, viene percepito come più credibile su questi temi e quindi riesce ad essere più efficace. Qui è un trade-off ovviamente. Se un nuovo soggetto farà leva su questioni culturali e identitarie e meno su quelle economiche, probabilmente potrà essere percepito come più credibile e distanziarsi dai partiti socialdemocratici, perlomeno socialdemocratici europei, altrimenti la questione è seguire quello che fa il Partito dei Lavoratori in Belgio, cioè una campagna che segue due obiettivi politici. Due obiettivi, quello del rinnovamento della politica contro i privilegi della politica, dove sono molto forti, e una campagna di rinnovamento economico, quindi pensioni più alte, tutela dei lavoratori, non sto ad insistere, però quello è un trade-off su cui vale la pena ragionare dal punto di vista politico. Non che le due cose non si tengano assieme, non che i diritti civili siano completamente slegati dai diritti economici e diritti sociali, però bisogna avere in mente che non tutto l'elettorato riesce ad avere un panorama completo di quelle che sono le opzioni politiche che un partito porta avanti, e quindi fare leva su uno piuttosto che un altro permette di distinguersi meglio dal punto di vista della percezione dell'elettorato. Il punto finale sulla classe operaia e Corbyn, soprattutto in Francia e in Inghilterra e nel Regno Unito. Vado solo sulla questione Corbyn. Corbyn è stato molto efficace a portare avanti i temi economici, ma anche i temi politici di rinnovamento, non solo del partito laburista, ma anche di rinnovamento della politica in sé per sé. Dove ha perso Corbyn? Come dicevo prima, ha perso nella grande battaglia della Brexit, ha perso perché il partito laburista è stato visto non come un partito vicino alle stanze tra virgolette della gente o del popolo, ma come un partito diviso al suo interno, senza una posizione chiara su il tema dei temi all'epoca nel 2017, che era il tema di rimaniamo o no dell'Unione Europea, è stato percepito come il partito delle élite di Bruxelles, perlomeno in parte, e questo ha indebolito grandemente, e qui poi tocco il punto che ha citato prima anche Leonora. Ovviamente su questo ha fatto leva tutto il sistema mediatico del Regno Unito, che è un sistema mediatico molto forte, molto spostato a destra, che non vedeva l'ora di cannoneggiare Corbyn. Da quel punto di vista però Corbyn ha sbagliato perché ha aperto il fianco, e quando tu apri il fianco a chi ha il potere, io nel 99% dei casi chi ha il potere riesce a riconoscere la fragilità di un partito come un partito laburista e ci si infila, e quando ci si infila i danni sono sotto gli occhi di tutti, perché la sconfitta storica nelle ultime elezioni del Regno Unito ci insegna che quando tutte le destre sono unite, tant'è che il Brexit Party di Nigel Farage è praticamente scomparso in favore dei conservatori, dicevo, quando tutte le destre sono unite, la sinistra, che viene sempre percepita un po' come divisa o come non più credibile su certi temi, ha delle difficoltà serie
ad essere percepita come credibile sui temi che vuole portare, che vuole portare avanti. Mi piacerebbe parlare molto anche della questione di popolo, ma lascio la parola a Loris, che su quello è più ferrato di me. Grazie Davide. Guendalina ha scritto che si è dimenticata una cosa. Se è breve, ti ridò la parola e poi la passiamo a Loris. Sì, sì, ma proprio 30 secondi dopo l'ho scritta in chat, la questione della soggettività politica europea. Penso che sia un tema estremamente complesso e forse per una volta possiamo permetterci di non affrontarlo come primo tema. Questo in realtà magari è un punto di domanda anche per la prossima volta, però ecco, oggi non si può più prescindere dalla Banca Centrale Europea, da quello che fa, però forse appunto non è oggi, oggi è una questione che possiamo non considerare proprio prioritaria per quello che dicevamo prima. Grazie, vai Loris, adesso a te, poi ci saluta chiudendo diciamo questo pomeriggio Paolo Ferrero, che è il vicepresidente del Partito della Sinistra Europea. Sì, no, intanto sono d'accordo con Guendalina di non partire da là, Europa, non Europa, d'accordissimo. Allora, tantissime questioni, Paolo, la questione del bipolarismo, io cioè, la vedo così. Che la cosa, forse lo vediamo in tante cose che facciamo, nel popolo a cui vorremmo parlare, diciamo, sia sociale che politico, quindi quel pezzo di elettorato democratico che sta a disagio nel PD, quel pezzo di elettorato 5 Stelle di sinistra che non capisce cosa diventa il 5 Stelle, quel pezzo di astensionismo di sinistra, eccetera, eccetera, la cosa che funziona di più è che tu ti candidi a battere la destra. Cos'è il voto utile? È che anche se non ti piace investi qualcuno perché sembra il più credibile a battere la destra. Io penso che noi, diciamo, noi domani, dovrebbe candidarsi come il soggetto più credibile a battere la destra al posto del PD. Quindi tu dici, ma fai finta che non esista il bipolarismo oppure lo metti tra parentesi? No, agisci lì dentro con l'obiettivo. Io, diciamo, lo so che visto da dove siamo sembra, come dire, quasi megalomane, no? Però io penso che possiamo vivere, cioè possiamo fare politica, se ci poniamo a quel livello là. Siamo noi quelli che più credibilmente battono la destra. Più di quelli che dicono di voler battere la destra e ci stanno governando insieme, come dire, no? Poi chiaramente non dici solo quello, però è il porsi come quel tipo di soggetto. La questione sinistra sì, sinistra no, secondo me davvero non è così importante se tu dici io sono di sinistra o non sono di sinistra, perché io non penso che nella popolazione ci sia un rifiuto della parola sinistra. Anche quando abbiamo fatto la ricerca Popolo Chi sulle periferie, che diceva Davide, non veniva per niente fuori un rifiuto della parola sinistra in sé, no? Venivano fuori due cose. La prima cosa che veniva fuori era, ma la sinistra chi è? Cioè una non riconoscibilità, no? Cos'è il PD? Ok, sappiamo che per la gran parte della popolazione la sinistra è il PD. Dall'altro lato, quella sinistra che non è il PD viene percepita come molto antica, non in grado di parlare del presente, non in grado di giocarsi la partita, eccetera. Io penso che la cosa fondamentale non sia se dici sono la sinistra o no, ma è evitare entrambe le cose, come dire, evitare che non si capisce che tu sia, chi tu sia, ed evitare di essere considerato qualcuno che arriva da un passato ma non ha un ruolo nel presente, no? Se tu riesci ad agire bene nel presente, secondo me puoi anche dire sono la sinistra. Basta che non dici ti prego votami perché io mi chiamo sinistra. Ecco. Dopodiché la parola non è una parolaccia, anzi. E non registriamo da nessuna parte un rifiuto della parola sinistra, no? Anzi. Solo che bisogna riempirla di contenuti e bisogna fare in modo che quei contenuti arrivino al grosso della popolazione. Diritti civili, l'ha già detto Davide, penso che ci sia una questione strettamente legata al contesto latinoamericano, chiaramente l'ultimo caso è quello del Perù, no? In cui hai un marxista-leninista che arriva primo, però dopodiché sui diritti civili è leggermente deficitario, però quello è il contesto latinoamericano. Le sinistre europee che negli ultimi 5, 6, 7 anni hanno preso voti da Podemos a Syriza, Corbyn, io direi perfino a Mélenchon, non è che avessero grandi problemi su quello. Non si può dire che Syriza fosse una forza chiusa al concetto di diritti civili, no? Penso che sia una cosa molto legata a quel contesto là, mentre invece qua agire sui due piani può fruttare. Registro che Letta, da quando è stato eletto, agisce solo su quel piano lì.
insomma, molto genericamente, no? Donne, eguaglianza di genere, però senza neanche che farne delle battaglie politiche. L'ultima questione di Paolo era questa questione se siamo somari noi, diciamo così, o è il destino che ci dico i baro, no? Ovviamente è tutte e due, nel senso che è chiaro che ci sono delle condizioni oggettive difficili, è chiaro, credo a tutti, che però in Italia abbiamo vissuto, stiamo vivendo una situazione molto radicale di crisi della sinistra che non c'è in nessun altro paese. Forse qua anche un po' di nostri limiti ci sono, nel senso che i limiti di rapporti di forza ci sono in tutta Europa, in tutto l'Occidente. Noi di questi limiti abbiamo fatto, come dire, una nostra virtù, per dire, nel senso che ci siamo beati qua dentro, no? E noi siamo intorno al 2-3%, 4-5% come area, comunque negli altri paesi magari sei in declino, magari sei in difficoltà, ma sei una forza consistente, presente nel dibattito politico. Tra di noi non c'è bisogno di ricordarci con che percentuale Syriza ha perso le elezioni, ha perso, ma col 32% però, no? Quindi stiamo parlando di altre dimensioni. Quando io dico condizioni che potrebbero aprire un'opportunità, dico che anche potenzialmente qualcosa nei rapporti di forza potrebbe essere che cambi, socialmente e politicamente. Però chiaramente c'è bisogno di una spintarella, diciamo così, per agire lì dentro. Ele, Eleonora. Allora, Ele, la prima cosa che mi viene da dire è che magari fossimo i David Bowie, diciamo, della sinistra, nel senso che se arrivassimo a quel livello sarebbe già fantastico. Mi terrei anche l'etichetta di glam rock, imitatore, però va benissimo, cioè alla grandissima. E essere star, eccetera, eccetera, e la postura, no, ma è seria la questione, ovviamente, come dire. Io penso, Ele, che una roba se la fai veramente la puoi dire. Se non la fai veramente non la puoi dire perché sembri ridicolo, no? Quindi questa cosa dell'ambizione è chiaro che non può essere solo una postura, cioè non può essere che quel minuto al mese che vai in TV dici ciao io sono quello che vuole vincere. È chiaro che questa postura, che secondo me ci deve essere, dall'altra parte il vecchio David Bowie ha funzionato in quella postura, ha bisogno di essere sostenuta da mezzi adeguati per sostenere la postura, no? Sui mezzi adeguati rimando alle dicotomie. Cioè vuol dire, magari non ce la facciamo, come dire, però studiare per provare ad agire su tutti quei terreni, il terreno della mobilitazione sociale, il terreno del radicamento, il terreno dei social media, il terreno della televisione, il terreno della comunicazione, il terreno del discorso politico, il terreno dell'ideologia. Vuol dire che è proprio, in questo senso è una postura, ma questa è una postura tra di noi però, cioè perché cosa stiamo facendo in politica? Per provare a guidare la società? O per provare, come dire, ad esserci in qualche modo, no? Se è per guidare la società, secondo me, postura, cioè quello che tu dici che vuoi fare, e tutti i mezzi necessari a sostenere quella postura devono andare insieme. Vuol dire che studi, tra virgolette, scientificamente come fai ad entrare nell'agenda politica, come fai a entrare nei media, come fai a relazionarti con i soggetti sociali, come fai a relazionarti con i soggetti che fanno conflitto sociale, eccetera, eccetera. Veramente, secondo me, è la questione di agire su tutti e due i momenti, no? Quello che dici e quello che fai per sostenere quello che dici. E sulla questione rifondazione, lo può decidere solo rifondazione. Che tipo di posizione può avere dentro questa possibilità, no? Che forse si apre, naturalmente è una discussione che deve fare questo partito, che penso che abbia, diciamo, ancora delle cose, delle risorse, delle capacità, delle soggettività che comunque potrebbero servire anche a tentativi di questo tipo. Però naturalmente questo è un dibattito interno al partito. E Roberto, che l'opposizione, anche qua io la vedo molto dialetticamente, nel senso, sulla questione dell'opposizione. È chiaro che tu ti candidi a dire io guido, mi candido a guidare questo paese. D'altra parte, questa cosa di dire mi candido a guidare questo paese non è una cosa per forza riformista, no? Cioè, se prendiamo lo spettro più radicale della nostra storia, i rivoluzionari, chi fa la rivoluzione si candida a guidare un paese, no? Non a fare l'opposizione, si candida a dire qua adesso comandiamo noi, no? Per cui io penso che quel discorso vada sempre fatto, cioè tu ti devi sempre candidare a guidare le danze, anche perché sei credibile in quei termini. Dopodiché, l'opposizione, secondo me, è un momento necessario anche per quello. Non ci riesci? Fai opposizione. Figuriamoci se mi viene da legittimare quella,
quella posizione della politica che è fondamentale. Tra l'altro poi in Italia lo sappiamo, non solo in Italia, il governo è un luogo pericolosissimo per la sinistra, che spesso la fa semi scomparire, no? Quasi tutte le forze di sinistra radicale, quando entrano nell'ottica di governo, nella sfera di governo, entrano in difficoltà. Quindi è chiaro che è una posizione difficilissima, però io penso che ancora l'atteggiamento giusto da avere verso la realtà politica è dire: la guidiamo noi. Cioè, noi non siamo solo un piccolo ceto politico, come dire, ma un insieme di forze sociali che si candida a guidare la società. Se non ce la fa, fa l'opposizione, ma sempre con l'obiettivo di guidare la società. Per me anche qua è una dialettica. Stefano, posto che diciamo i colori che indossi tu, rosso-blu, per fortuna anch'io non li ho visti questa sera, però proposta politica, proposta elettorale, sì, sono d'accordo che non possono essere confuse. Penso anche che un'abilità particolarmente importante sia quella di partire dalla proposta politica e poi riuscire a tradurla in proposte elettorali, che sono dei momenti. È ovvio che non è l'elettoralismo la soluzione, però la capacità di tradurre anche elettoralmente penso che sia importante, ma sono d'accordo che le due cose non possono coincidere. Poi, andando molto veloce, Rosa, sulla simbologia, che è fondamentale sempre, secondo me è uno dei 3-4 assi indispensabili dell'azione politica, avere una simbologia, no? Che non è solo grafica, ma è anche canzoni, è anche immagini, è anche filmati, è anche storie, è anche figure proprio. Io penso che vada reinventata, cioè è difficile usare quelli di sempre, no? Però reinventata per essere stabile, cioè una simbologia che non cambia ogni anno e mezzo, ma che sia quella simbologia che te la studi, e te la studi perché stia lì 20 anni, come dire, no? Però penso che sia fondamentale, così come penso che sia fondamentale l'elemento ideologico. Non credo che ci possa essere battaglia politica seria senza ideologia, anche perché sappiamo che gli avversari di ideologia ce l'hanno e come sempre, solo che, come dicevate sulla Meloni, sono bravi, ma anche perché ci lavorano. Quello è un lavoro, cioè io non penso che la Meloni abbia un talento comunicativo particolare, non penso che ce l'abbia Salvini, ci sono tanti studi che dicono che non ce l'aveva manco Hitler. Cioè il carisma, la capacità comunicativa sono sempre delle costruzioni. Sì? Eccoti, ora ti abbiamo. Ci risuono. No, sì, stavo dicendo che il tema è di tradurre l'ideologia poi in messaggi che arrivano al senso comune, no? Quelli là ci lavorano, la Meloni ci lavora, Salvini ci lavora, ecco, forse lavorarci è importante. Sì, mi sentite? Ci sono? Sì, sì. Ah, ci ok, che vi vedevo fermi. La questione di Maurizio della leadership, anche questa è importantissima. Il dirigente schivo credo che sia Berlinguer, sicuramente. Anche qua, secondo me, è un po' la stessa questione. Il carisma difficilmente esiste in natura, no? Poi ci sono delle figure particolarmente dotate, ma non è quello il tema. Il tema è che il carisma è una costruzione politica, quindi è sostenuto da forze sociali, forze politiche che, come dire, costruiscono quella leadership lì, no? Io sono convintissimo con te di questa cosa, però penso anche qua che le due cose non si escludano. Cioè, perché pensiamo che sia impossibile provare a riprodurre oggi questa dinamica in cui tu metti in campo un arco di forze sociali, un arco di forze politiche che si è espresso anche da 1, 2, 3, 4 figure di leadership riconoscibili che sono lì dentro, cioè che non sono scelte dai media, che sono scelte da te e che però sono in grado di relazionarsi con quella dimensione. E secondo me questo ha bisogno di altri due però lavori. Uno è di costruire i propri media, questo è importante, cioè, come dire, tanti l'hanno fatto, no? Se i media non ti chiamano, costruisci i tuoi. E il secondo aspetto è di fare un casino tale per cui per i media sia difficile non chiamarti. Alla fine Davide diceva: ai media gli interessa far intervenire qualcuno che comunque ha qualche cosa da dire al pubblico, no? Se tu esisti nella società, inizi a esistere nella società con un progetto, a un certo punto credo che forzi anche la chiave. Quindi è, anche questa però è da studiare, cioè penso che sia un lavoro da fare su tutti questi piani. Ecco. Grazie Loris, a questo punto a passo. Voi. No, grazie davvero, abbiamo dei materiali su cui lavorare. Passo la parola a Paolo Ferrero.
Sì, ma io pochissime cose. Intanto volevo ringraziare Gwendalina, Davide e Loris che ci hanno permesso questo momento di approfondimento. E spero che la linea regga qualche nanosecondo, ma voi dovete spegnere i microfoni, altrimenti fa un ritorno malefico sulle cose, anche Loris. E la seconda cosa che volevo dire è che, e lo vorrei sottolineare, credo che tutti coloro che hanno assistito a questo dibattito, che hanno fatto domande, ne abbiano tratto giovamento, diciamo così. Ho ricevuto un po' di commenti e i commenti sono positivi. Allora questo lo sottolineerei 10 volte. Secondo me, se il dibattito politico che va fatto con le opinioni che ci sono, lo depositiamo su una base di conoscenza che abbia dei tratti di maggiore scientificità nell'analisi della realtà e delle opzioni in campo, secondo me facciamo bene. Da questo punto di vista io penso che sia un buon inizio di congresso quello di cominciare con la conoscenza, con un seminario di conoscenza, prima ancora che non con il conflitto, la discussione sulle opinioni. Perché? E questo secondo me c'è una connessione molto stretta tra la nostra vita interna e la politica. In realtà io stasera una cosa che a me pare sia emersa molto chiaramente è che la politica, quella vera, non è il commento su che cosa fanno gli altri, ma la politica, quella vera, è la capacità di avanzare una proposta e di fare dei fatti, magari di opposizione, ma dei fatti, delle cose materiali, perché il nodo della politica e della crisi della politica e della crisi della democrazia si misura col tema dell'efficacia. Cioè la gente, io non penso che oggi ci sia una maggioranza della popolazione che è contenta della situazione che c'è. C'è una maggioranza della popolazione che ha difficoltà a trovare strumenti efficaci per cambiare la situazione nella direzione auspicata. In questo è addirittura possibile che una parte della popolazione più povera e più debole utilizzi la destra in modi del tutto contraddittori per gli esiti, ma sperando che quella destra sia efficace per il cambiamento. Quindi io penso che il nodo che stasera è stato posto, secondo me, con la forza che ci avete dato, è quello che una proposta politica, quando Loris dice si deve misurare e deve porre il tema del vincere, poi può perdere, ma si deve porre il tema del vincere. In realtà Loris sta dicendo la tua proposta politica deve essere percepita da parte della gente che sta peggio nella società come una proposta che potenzialmente può incidere positivamente sulla loro condizione e non come una proposta che è semplicemente la riproposizione di che cosa sei tu. Questo a me sembra il nodo, cioè della capacità, diciamo, che il centro della proposta politica non siamo noi, l'unità della sinistra, ma il centro della proposta politica è l'efficacia rispetto al cambio del paese. Io non la voglio fare più lunga, sottolineo una cosa su cui ho fatto una domanda e Loris ha dato una risposta. Quest'idea della contraddizione tra diritti sociali e diritti civili è una idiozia in termini generali e non è vera nemmeno nella concreta composizione materiale delle persone, di che cosa pensano avanti. E in Europa, tanto più grazie a Dio, mi verrebbe da dire, e alle lotte delle donne e degli operai, questi temi non si pongono come contraddittori. Finisco con un'ultima cosa, non posso parlare della soggettività europea perché Gwendalina mi ha stoppato prima e quindi non dirò nulla su questo, ma una cosa la vorrei dire, perché io credo che in queste fasi di passaggio le situazioni le si possono subire o le situazioni le si possono anche gestire e rovesciare. Un mio collega in smart working si è ritrasferito a Palermo e sta facendo quello che Gwendalina vorrebbe fare,
dopo 30 anni che stava in Piemonte. E nel senso che la gente si gestisce la vita magari con delle capacità e con delle capacità di reinventare. Io penso che la stessa capacità dovremmo in qualche modo dimostrarla noi. Grazie ancora e spero che la serata sia servita a tutte e tutti noi per avere qualche strumento in più per affrontare i compiti di cambiamento che ci abbiamo. Paolo, ringraziamo anche tutte le compagne e i compagni che hanno partecipato, chi ci ha seguito su Facebook, per chi è intervenuto, perché davvero anche attraverso gli interventi abbiamo arricchito questa discussione. Continueremo con questa pratica dei seminari, perché è un terreno di ricerca utile anche agli appuntamenti importanti come quello del congresso che abbiamo. Quindi mi unisco ai ringraziamenti di Ferrero e naturalmente pensiamo di trasmettere anche i saluti del segretario, che è stato, diciamo, come tutti gli altri all'interno degli interventi, perché questa è la logica del seminario e della provare a seminare, appunto. Grazie ancora e buona serata a tutte e tutti. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio. Grazie.